La dignità no, no, no. del prodotto come anime Ma chi ce ne è della dignità no, no. del prodotto anime Scusate gli anime fanno già schifo Poi che cazzo di no, no. dignità devi avere da anime scusa. Ma poi che cazzo no, no. Ma devi difendere la dignità degli anime Il samurai col cazzo al vento C'ha cioè, degli angoli Con cui obiettivamente Si potrebbe provare a cercare Un certo stimolo sessuale Ma io sinceramente me la scoprirei mia nonna Osh è sopravvalutato non è vero di merda che c'hai a casa che devi fare Devi stracciare la musica per concimare le terre che hai Manca, io, è shonen è shonen ma che ci vuole <ride> molto questa serata sarà distruttiva già lo so potrei essere ubriaco non ora ora sto cominciando se così fosse qualsiasi cosa succede in anime di time rimane in anime di time evviva anime di time Benvenuti all'anime di Tai! Siete con noi! Siete con noi! A parlare di cartoni animati! Con Italia e già! Con Paolo Solo perché Italia e Giaggio sono affanculo! Hey. E siamo live! Buonasera! Buonasera! Canto è bello! Cioè, io io ho detto. Aspetta sono che la letta persona... ci scrive! Ma è un anno grazie che seguo Polaretto. questo canale. Forse ho sbagliato qualcosa nella mia vita. <ride> se, se, se è un anno che ci segui, sì, probabilmente hai sbagliato qualcosa nella tua vita. Grazie, Polaretto. Grazie anche a Kairos8801 per il primo abbonamento. Grazie mille, Kairos. Grazie mille. Buona, buonasera a tutti. Comunque, ciao, Paolone. Com buonasera, ciao Giorgio, che uh, Hai, che hai un altro quasi un anno, grazie. eh quello del buon po... attenzione cante scullo sette anime sette gattino, gattino. <ride> anime, sette gattino. <ride> anime sette gattino anche a te sculli grazie mille il grazie buon, ragazzi il buon Paolo sculli meno, in 11 mesi ha quasi un anno pure lui meno male che meno male che quando è stato venerdì Italo e Paolo Vi avevano detto se avete degli abbonamenti tenetevi che fra qualche giorno potrebbero servirvi e eh, vabbè è andata così meglio per te Già Giuseppilo eh sì, sì, per me è bellissimo. <ride> è, è, è il problema. Però, dicono, di, dice show, belli led già giù a quando smonti il termosifone. È, è un problema. cioè Adesso sarebbe da smontarlo in realtà, a costo caldo. Il problema è poi quando verrà il freddo, potrebbe essere un problema. Però raga, sta iniziando a sembrare un pochino più una la stanza ma di Ma ora, ora è bellissimo. Ora è bellissima. Rispetto alla, alla cameretta del cazzo di prima. No, no, ora è veramente bella già giù la, la camera. E voi non l'avete vista, ma lui ha mandato una foto a noi in privato dall'altra da angolazione. Che è ancora più bella, in quel modo. Eh, il problema è che qua c'è una simpatica finestra eh, che come so. quella di Italo, purtroppo non posso togliere. Eh, perché purtroppo le finestre sono state pensate in modo tale che una volta che le hai messe, non le puoi spostare. Che è una cosa stupidissima, secondo me. Cioè, io veramente che cosa gli passi in testa agli ingegneri e agli architetti quando fanno queste cose. Non lo so veramente. E quindi purtroppo ancora ho degli accorgimenti da fare per sistemare tutto. Per sistemare quella, la luci, il condizionatore, che adesso è spento e quindi morirò di caldo oggi entro la fine della diretta. Però bella così. Fra l'altro, grazie certo. mille. Non, non mi sembra di averlo visto adesso in chat. Comunque, grazie mille a fratello Filippo di, di, Filippo e Ila di, di Stopia Eva, che sono stati loro a regalarmi le lucine LED bellissime che ci sono attaccate a letto. Grazie Sculli per i 100 bits. Grazie, Scully. Messaggi... Che c'è scritto nel messaggio? Niente, niente, non c'è scritto niente. niente Mettici messaggi, Scully. Adesso eh, che c'è il posto per, che legge per, per l'hype train, capito perché è partito l'hype train ah. e hanno voluto completare il primo livello. E Scully, con i 100 bits, l'ha completato. Gli Scully. Comunque, mi associo a Sora197 che dice: Maledetti architetti, sì, maledetti architetti e maledetti ingegneri. Bastardi. Hanno rovinato l'architettura quanto era meglio se facevano le case con le finestre e le puoi spostare bravo bravo ma che ci vuole cioè, tu prendi ti... e dici sposta sposta dai sì, fai così Flore, e fai cos'era no? ne... Cos su um, in Psycho Pass, eh, no, bravo. Che, tipo, spostava, spostava le cose così bravo tipo, questa, fi questa finestra invece che qui la sposto tipo dall'altro lato dove c'ho il letto poi il fatto che anziché dare fuori da verso il mio bagno è un altro discorso però ah. almeno lo posso fare e cazzi tuoi sono io voglio la finestra <ride> che vedi io che cacco. cazzi tuoi infatti è bellissimo invece niente ci tocca, ci tocca accontentarci delle case che non si spostano non si smontano fatte così che schifo abbasso gli architetti viva le architette mm. <ride> maestro 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 no, maestro non, non potevi dirlo nel modo migliore Claudio maestro modo... va bene pa perché allora, mi hai fatto mettere... Attenzione, il messaggio. Che è successo? Già giù mi sono visto il secondo episodio di Lucky Star e ci sono ben tre 3, 3 citazioni a Gambaster anime da 10. <ride> che era un anime da 10 lo sapevamo, ma non per le citazioni a Gambaster. Già giù... Grazie hai Nico per l'abbonamento. Già giù hai delle palle enormi. ma che... <ride> e, e tu come fai a saperlo, mi domando? <ride> Tu come fai a sapere Tra l'altro Cosa bellissima Scusa Io ho messo il viola Perché sono tifoso della Fiorentina Però se preferite Posso mettere L'arancione Se mi parte Aspetta mi sa che si è spento il colore. Ah già giù La vuoi sapere Una cosa Va. bella No, e no. Oggi um... mi cambia colore Ecco eh, L'hai rotto Bravo No Manco Già l'ha rotto Tienilo viola Che poi se fa schifo no. Il colore no, è... è bello viola Cioè il viola è il mio colore Oh che piglia on e off? Non piglia. Vabbè. Paola hai re recuperato Super Cub. Sì, no, bello. non l'ho recuperato oggi perché stamattina sono eh. stato a bestemmiare in giro. Guarda, ora sono arancione. No, però no, rimani, c'hai eh, il letto arancione, quindi è tutto arancione. No, ora non funziona, <ride> e io ti inculo, verde? No, meglio vi viola. No, no, viola, viola, viola. E basta, siamo, abbiamo fatto i cazzoni abbastanza ah, Già giù, Lei eh... presente quando io faccio delle... Aspetta, messaggio. Grazie per l'abbonamento, Pisel Tauro. Ciao Paolo, praticamente sai che... Sai che che cosa? <ride> sai che cosa? Che <ride> cosa, <ride> Pisel Tauro? Cosa? Allora... Um... Non lo sa neanche Pisel Tauro, che cosa? Lei presente quando io faccio degli acquisti senza senso? Cioè praticamente il 99% delle volte Allora stamattina impazzito Mi arriva una notifica su, su Alexa E gli dico Alexa mm. leggimi le notifiche Lei impazzita Mi fa Sai eh, c'è in offerta Questa cosa La metto nel carrello mm. eh, la compri? Comprala io ho detto Solo dopo mi accorgo che, che costava 50 euro Ma già l'avevo comprata Benissimo. Al che ho detto Dai. annullo l'acquisto No mi sono comprata Alexa per la macchina <ride> e, poi, e, poi, e poi ci sono io che invece tipo centello perché devo prendere una lampadina LED sistemabile da mettere qua davanti da 35 euro io ma lo... sto sperando che Amazon la metta in sconto perché 35 euro sono tanti Questa, <ride> io ne devo comprare tre di queste queste sono 18-20 euro l'una buttano all'oro eh. Non è che eh, ho comprato quello, chiaro. ho comprato Alexa. Così. Complimenti. Ah, Vedete cosa, cosa non facciamo per voi ragazzi? Cosa non facciamo per voi? Ma... Questi sono tutti acquisti ov ov ovviamente necessari per Twitch. Tipo Alexa per la macchina è funzionale perché Paola deve attivare quando canta e vi manda i video nel gruppo Telegram sì. per gli abbonati. Ricordiamo appunto che se vi abbonate c'è il nostro gruppo Telegram, canale Discord, Reddit eccetera eccetera. Seguiteci tutte cose. Io ho io scoperto una nuova debolezza. Peccato che non, non vedo Vincenzo in live perché lui... L'ha subita. Eh, mai mettere mm. i pillow alle 4 di notte mentre sono in autostrada, <ride> perché Ah c'è Vincenzo. Eh, eh, c'è non... Abbiamo fatto tipo 30 km in 10 minuti. Una cosa del genere. Ah, è quello, eh. okay. Vabbè, eh. ci sta, sì, 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 sì. ci sta, eh. ci sta. C'è senso. Ok, prima di partire con quello che è il tema odierno dal titolo della live c'era bedens 98 che chiede già giù cosa ne pensi della narcolessia, che sono fortunato a non soffrirmi <ride> eh, almeno, almeno questo. <ride> Fortunatamente, non so, <ride> che bello. <ride> 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 fortun fortunatamente non sono narco. Ne ho tanti di problemi, ma almeno quello me lo sono evitato. Ok, va bene Paolo, perché... adesso torniamo in noi, perché mi hai fatto mettere questo titolo assolutamente E super cattivo e accidioso? Allora, ehm, ah, ho visto qualche giorno fa Cairoli postare nel gruppo di Anime Panda una... un, un insult a Dario Moccia dicendo oh, che cazzo dice e cose del genere. Ma in questo video, eh, io ho visto solo le parti in cui è diviso il video, quindi non ho visto il video, eh, perché lo volevo appunto reattare, parla di anime. Ora, noi sappiamo mm. che Dario non è che segue la serialità d'animazione eh, Esatto, cioè parla di anime televisivi Eh quindi. sì, sì, sì okay. Parla pure di Invincibile, però quella parte se vogliamo la possiamo skippare O ce la sentiamo e quello Come che vuoi. è eh, Però eh, parla poi di animazione in generale Oltre che di roba famosa, di, di tante cose Mi piace veramente Sì, ho visto, c'è cioè, tipo Tokyo Revengers, mm. uh, c'è Inso Man nel titolo mi piacerebbe reattare. Cioè, insomma, vabbè, parlerà del manga, giustamente. Mi piacerebbe reattare per capire le minchiate. C'è una zanzara che gira. Eh, la, sto, la, la, sto, la sto fissando eh, per eh, uscire eh, E male. Io già tre volte che mi girano gli occhi. E mentre parlo, mi distraggo perché vedo sta cosa <ride> e io mi distraggo. Eh, <ride> eh, e quindi questo e quindi vorrei vedere il eh, vorrei vedere il video perché chissà che cazzo dice. Eh, io avevo già da quando me l'hai proposto, già quando me l'hai mandato, avevo paura che fosse tipo quello che dice show, ovvero il sunto del video è: non ho visto il cartone ma il fumetto. E che sono le cose che a me più fanno male lo sai benissimo lo so. non, non, ci, non dovremo assolutamente parlare in questi giorni di questa cosa quindi non ne stiamo anche parlando su TikTok in questi giorni no. No, oggi feo, oggi Micia, ma, una, ma, dimmi, ma tra pure. sabato e domenica Madonna. noi su TikTok le madonne le abbiamo lanciate ma ieri già giù vedete in privato Madonna. ne abbiamo, li abbiamo insultati alcuni in maniera pesante No, beh, io sai, cioè, fra di noi. Eh, dico, messi, fra di eh, sì, noi, privato, no, noi due in privato. Sì, sì. Cioè, le abbiamo tirate le madonne serie. Perché, ragazzi, mm. TikTok su quello. Cioè, io ho fatto il TikTok quello sul budget. Minchia, ma sotto quel TikTok il disagio che è arrivato in una maniera incredibile sì sì ma è anche sotto quello originale comunque eh, perché io sono andato a guardare un pochino anche i commenti di quello originale cioè io ancora rabbrividisco pensando al tizio che pensa che la, la stagione anime sia stata fatta male perché evidentemente gli animatori non avevano voglia eh, anche tanto non è l'animazione non è un lavoro no? non è gente che lo fa per mestiere che dovrebbe venir pagata anche se poi in realtà non è così però dovrebbe venir pagata per fare no, è una cosa che dipende dalla voglia Se cioè tu non hai voglia di animare The Seven Deadly Sins quindi lo animi a casa Ma cioè, no, che fai oggi? Ma oggi yeah. dovrei animare Ma non penso che lo non farò voglio, Non c'ho voglia oggi Eh vabbè dai oggi facciamo un powerpoint E così usci il record of Ragnarok Oh adesso ho, tilt ho fatto tiltare anche Italo XD no, eh. <ride> the... Io ho visto i primi due Ah l'hai visto sì, poi? I primi due fai, è, è, Cioè è, è meglio almeno l'inizio rispetto alla clip che avevano mandato prima o? Allora Quella clip cioè, è tutto l'anima a quanto pare, così. Perché. Ah, ok. Però a me non ha disturbato, anzi, a me è piaciuto parecchio. È molto. molto tamarro come. come cosa, esatto, cioè. Tamarro, tamarro è tamarrissimo, però, sì, cioè, lo sai, eh. se io voglio vedere animazione, voglio vedere animazione, voglio vedere PowerPoint, cioè. Mm. Il discorso, però, però fatto... vabbè, sai lì. Vabbè, lì cioè, mi sembra proprio una capisco scelta. Capisco perché lo abbiano fatto. Capisco cioè, perché lo abbiano fatto. A me sembra però, proprio una era... scelta, proprio palese. Sì, sì, ma è sicuramente una scelta palese, una scelta che io personalmente non approvo, ah. ma tanto per fortuna non ero già interessato a ah, quel guardalo, cartone. Dunque non l'avrei visto lo stesso, anche se l'avessero fatto animato bene. Magari l'avrei guardato sulla, sulla Boru, come faccio eh. sempre con i batto, Eh, Ma fine. quale dubito che vedrei qualcosa sulla Boru. Eh no, vedendo come com è pensato ne dubito fortemente anche io Vabbè ascolta, a questo punto direi Ciao Vanitas Partiamo con il vi partiamo col sì. video Quando vuoi eh, Vediamo un attimo questo qua e poi dopo vediamo. rispondiamo un sì. po' sì. di chat Oppure vi raccontiamo appunto delle cose brutte a cui stiamo assistendo in questi giorni su TikTok Ma sì, vabbè Qualcosa facciamo Su TikTok ragazzi ci, ci abbiamo da parlarne per un'ora e mezza delle cose che sono successe in questi giorni Vai, quando Inizia. vuoi possiamo schippare sì. eh, una... Vado allora, te lo sto mettendo Vai Luck. Eccolo qui, vediamo che cosa ci riserva il buon Dario. Che parla, si spera, di cartoni a questo punto. Vado, vai, Dai. ovviamente. Rega, ditemi tutto, Misterio. volumi, tutto, tutte cose. Misterioso e labile, se avete problemi, ditelo subito. Ciao, Dario, tu, su che base riesci a capire quando dei disegni di un anime o un manga sono malfatti oppure sono lo stile dell'artista il quale decide di disegnare in quel modo e perciò sono da ritenere top? Luca Rotta, è una domanda molto complessa, proverò a rispondere in maniera semplice. Allora prendiamo il caso più esemplare, se ne è parlato mille volte, ma l'esempio che ci aiuta sempre. Yuasa. Yuasa è una persona che, nonostante ci abbia uno stile sporco, assurdo, ehm, folle, possiamo dire, perché streccia completamente i colpi dei suoi personaggi, li inquadra in maniera veramente assurda e tutto quanto, ha delle regole che, segue. lo vedi dalle, pro dalle proporzioni, dalle prospettive, si vede che ha. Il mezzo in mano lo conosce al 100%, però allo stesso tempo decide di rompere quegli schemi e fare qualcosa di davvero imprevisto. E lo fa perché è il suo stile, cioè il suo stile non è fare dei corpi normali, non è uno stile classico, non è uno stereotipo, è una persona che prende lo stereotipo e lo costruisce, però allo stesso tempo rispetta delle regole che ci sono alla base, che, però, allo stesso tempo ha decostruito. Quindi è una sorta di. Eh, partenza dalla base da cui tutti devono partire per poi padroneggiare uno stile che va a rompere quelle regole che ovviamente Yuasa ha studiato e si vede che ha studiato e come e quindi si capisce quando invece qualcuno come nel caso di Welcome to NHK che ha tanto animo ma allo stesso, te allo stesso tempo poco budget in alcune specifiche puntate si vede che non c'è nessuna oh, armonia, non c'è nessuna proporzione, ah, beh, eh, si parte subito dal budget dei <ride> frame fermi e quello non è uno stile, perché? è semplicemente una merda, perché si vede che non c'è armonia, non c'è poesia, non c'è Ma metti niente, pausa perché già la prima troiata la casa, quando vedi non, vedi, non dici ok, qui hanno finito. Volevo, volevo finire il discorso. Cioè, nel senso, mh, la, se, se, vuoi, se vuoi confinirlo, finisci. Allora il discorso in sé per sé mi sento ritorno. Intanto il discorso in sé per sé può avere senso finché non uh, tiri fuori il budget perché comunque c'è la per quanto riguarda allora, già la domanda in sé per sé era posta malissimo, sì, e quindi diciamo che comunque c'è cioè, su una domanda posta veramente male ha comunque dato una spiegazione sensata di quello che sta cercando di dire, ovvero quando si riesce a riconoscere la mano di un artista e quando invece non ce la riconosci dietro. Che è un po' la distinzione che facciamo normalmente fra il regista e il mestirante, certo, no? Certo! Bravo! Dice, fondamentalmente su questo stava incentrando il discorso. Uno Ya normalmente nelle serie in cui effettivamente lavora. Ce lo vedi, un, una ricerca artistica, uno stile che ti fa inquadrare subito l'opera con quello che è il pensiero dell'autore, non tanto l'autore quanto il suo pensiero. Perché poi lo rivedi anche con la Jun Choi per dire le altre serie di Science saru anche quando, per esempio, yuasa fa poco e niente. Mentre invece, in altri contesti no. E questa è la differenza, appunto, fra un buon regista e un mesterante. Però Fare il confronto con Welcome to NHK prendendo gli still frame. E attribuirli al budget. Eh, lo sapete cioè, è sbagliato. Questo è, è sbagliato. Cioè. Il... Non, non, non è un senso. problema di budget quello, non è un discorso relativo al budget, è un discorso relativo al fatto che i tempi televisivi non ti permettono di fare determinate cose. Poi ovvio che anche dentro una serie come Welcome to the NHK, ma come anche in serie di Wasa, in realtà, c'è da andare a vedere episodio per episodio chi ha fatto cosa. L'estro creativo varia da episode director a episode director, per questo in determinate serie trovate episodi che... Eh, contrastano magari con la visione generale dell'opera. Pensa al quarto episodio di Kurgan, ne uno, non puoi dire che è un discorso di budget, è un discorso di visione artistica. Attenzione, poi lui dice un'altra cosa molto scorretta. Dice che i frame fermi non siano una scelta artistica. Possono anche esserlo. Sì, sì, diciamo ovviamente. che secondo me quello che intende lui è che nella maggior parte dei casi non sono una scelta artistica, ma dovuta a problemi di produzione. Certo. Meno, io, io penso lui la intenda in questo modo. Io spero che la intenda in questo modo, però c'è da dire un'altra cosa che eh, su Welcome to NHK, giusto per mettere i puntini sulla i, è vero il lato tecnico è molto altalenante soprattutto per quanto concerne la parte di animazioni, ma Proprio, per una proprio perché il budget non è così importante, d'altro canto ci sono episodi che sono animati invece molto bene. E quindi la questione del tempo si nota molto perché ci sono episodi dove nell'effettivo noi vediamo che c'è una, una voglia di animare e anche bene. E ci sono episodi mm. invece dove c'è un crollo totale, probabilmente perché la produzione non ce l'aveva fatta, probabilmente perché non erano riusciti a incrociare bene tutto. Sì, ma poi il discorso comunque del, per esempio, anche qui dello still frame, no, è una necessità produttiva che va contestualizzata appunto nell'economia dell'episodio dell e della serie, perché non ne, cioè, ci sono delle volte in cui, appunto, come dicevi tu, un movimento di macchina con un pan anche su un'immagine statica può restituire a livello di sensazioni certo. di più rispetto a dover fare necessariamente del movimento. Quindi cioè, ci possono essere anche altri motivi dietro, ovvio che questo tutto dipende dall'abilità di, uh, di un regista. In questo caso. Certo. Io penso eh, ad esempio all'episodio um, uh, 9 di Gridman, di SSSS mm. Gridman, sì. eh, quello di, mh, uh, di Kai Karashi, storyboardato da Kai Karashi, che ultimamente mi sta tornando spesso in mente come un perfetto episodio di grandissimo storyboarding. E In lì c'è un, una c'è le animazioni un... del Congo. <ride> grazie, grazie, <Bongo>. grazie, <ride> grazie monofan, <Fano> <ride> grazie mille. E... Ah, comunque scusate, lega, ho cancellato involontariamente il sondaggio, ve l'ho fatto ripartire. Chiedo scusa, non mi ero accorto, l'avevo già fatto partire un mod. Eh, dicevo di Gridman, l'episodio 9, quello di karashi mm -hmm. è un ottimo esempio, appunto, certo. di come eh, attraverso lo storyboard si possa anche lesinare sull'animazione. Però comunque ottenere un effetto pregevole. Se pensate, per esempio, mh, non dovrebbe essere spoiler. Quindi non, non preoccupatevi, ah, c'è una scena in cui si vede un treno che scorre con, in quadratura fissa. E i personaggi che corrono sul posto, quindi, letteralmente, due disegni. E quella scena da sola ha comunque più effetto di un combattimento, Sakuga a caso di Jujutsu Kaisen. <ride> Eppure sono due, so due disegni. Bravo. Io, io addirittura lo sai che cosa ti farò un altro esempio e te lo farò mm. con Welcome to an HK, c'è la Vai. scena di loro due uh, di notte all'esterno nell'altalena che sono tutti still frame e tutti i cambi di regia, ed è una scena di un'intensità incredibile, che riesce a restituire una forza proprio assurda. Al 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 e non c'è. Un movimento che sia uno. Sono pochissimi i movimenti proprio animati. E se sono animati, sono in tre frame, per intenderci. Sì, Ma... sì, sì. Lì, raga, il discorso che ovviamente qui è generalizzato per la necessità di esprimere velocemente un'opinione su una domanda che è stata posta in maniera molto scorretto e anche un po' scomoda a cui rispondere in maniera comprensibile comunque per un pubblico molto vasto e soprattutto molto poco avvezzo a parlare di tematiche più tecniche come quello di Dario. Ecco. Eh, fra l'altro, raga, cioè, per favore, evitate di offendere troppo lo, stream, lo streamer. Sì, è eh, la rovina dell'anima già giù di... di, di sì, te, ma, io... cioè, un, allora, un conto è se lo fai tu, che ci puoi mettere <ride> la faccia, un altro conto è se lo lasci... Sì, ragazzi, ovviamente niente insulti, però potete scrivere hashtag Dario hai rovinato l'animazione. <ride> che, che... Ah, scusa. Volevo dedicare i miei primi beat ad un mio grande amore che ho potuto scoprire solo grazie a questo canale, Gardsama, Watashi, Wofunde Kudasai. <ride> volevo inviarne 69 ma per colpa di Giaggio sono costretto a mandarne 100 momenti dai, grazie, ragazzi grazie Sergio grazie mille momenti. non è colpa mia è che il problema è che prima mandavate 10 bit e quello partiva in loop e noi non riuscivamo a parlare almeno così se volete attivare le cose dovete pagare bastardi <ride> <ride> andiamo avanti andiamo andiamo chiama, ci siamo fermati già abbiamo fatto 10 minuti con solo 1 minuto e 56 io non ci ah, arriviamo beh, ma, cioè infatti abbiamo fatto una precisazione dai questa è una cosa di cui comunque fa sempre comodo riparlare sì, sì, per sì. bene è meglio sempre fare chiarezza no, su questo discorso qua ok andiamo avanti ma dice ok, sta strecciando questo corpo perché facendo quel movimento allungandosi per arrivare alla pallina oppure perché per esempio tutta la parte che dice su eh, Yuasa è santa è... cioè, non ha niente fatto che di che non spotto bugie su... no, per creare un corpo assurdo che genera una risata, genera una posa grottesca che però allo stesso tempo serve quella determinata azione, serve quella sensazione che deve scaturire all'interno dello spettatore. Quindi quando vediamo quel corpo che si inginocchia talmente tanto da rientrare dentro se stesso, non ha finito il ballo. Ah, comunque non ha vinto il nuovo, sondaggio, cioè ha comina, vinto Iuasa, ha rotto il cazzo, stile sì, stile. e siamo tutti d'accordo. Iuasa utilizza quello stile. Per eh, seguire una poetica ben precisa per... Il eh, problema di è che cioè, la, Dario lo utilizza Yuasa lo per oh, fare gli esempi ando come mani, io ando utilizzo ando la Yamada <ride> Chi è un imbecille e chi invece è un grande autore eh, Dicono eh, di alzare, alzare un po' il volume slayer, del video se, se puoi Alzare il volume del video subito Chiodovenia ragazzi Allora finito il primo discorso passiamo a... Che simulare. quello di... Noi ripetiamo quello su Yuasa secondo noi è sacrosanto ma... Eh. Sì, ma anche perché Dario, comunque, cioè, non, è un, non è uno che non le sa le cose. È che a volte quando si parla di televisione, lui ci mette troppo i suoi concetti sul cinema. Eh, quello cioè, è quello. Perché se sbagliato. tu con Dario ci parli di cinema animato, sia che sia giapponese, che sia francese, che sia americano. Lui è preparatissimo, il problema è che troppo spesso tende ad assimilare anche la produzione televisiva a mm. quella cinematografica. Mm -hmm. E su certe cose c'è bisogno, cioè bisogno di fare chiarezza. Certo, certo. Punto, solo questo. Ok, a proposito di produzione televisiva, sentiamo su Demon Slayer. Eh, ma quindi, tipo, Demon Slayer anime non ritieni top come animazione perché non vedi in esso un'anima, ma solo qualcosa di freddo. Spero Madonna, di essere spiegato. Ma no, no, Come scrive, però, uh, fidati allora. di me, Demon Slayer è un anime che ha dei difettivi, soprattutto per quanto riguarda la CGI sui totali, quando inquadrano quella foresta. Insomma, si vede cioè, addirittura il calo di frame quando usano il 3D. Però quando uh, ci sono quelle tecniche pazzesche, soprattutto. Hanno gestito bene la regia, i colori, anche la fotografia del mm. torneo all'interno della, della Forestona con il demonone mangia Luni. Ecco, quella roba lì è molto divertente, è interessante quando ci sono gli scontri, anche horror per certi versi, insomma è una serie carina, cioè carina, divertente. E i giapponesi sono andati fuori di testa perché è quella roba che mangiano, che divorano da anni, da decenni in Giappone, soprattutto c'è il Giappone orientale, ci sono gli yokai, c'è il folklore, quindi loro per queste cose vanno completamente fuori di testa. Basta vedere le vendite di Ghost of Tsushima, gioco mm. uh, occidentale che vende come il pane in Giappone, nonostante tutto il turbinino di giochi che escono all'anno in Giappone, non solo per quanto riguarda le console, ma anche per i PC, arcade, eccetera. Però gli manca quell'impronta autoriale che invece vedo altrove. Vabbè. Non c'è verso. cioè non c'è verso. Demoslay è un compitino ben fatto, divertente, che si lascia seguire, ma non posso assolutamente paragonarlo a altra roba autoriale che gli bagna il naso. Non c'è storia. Ragazzi. Grazie a cazzo, Dario. Cioè, Grazie a me, io lo dico. Ma sono... Scusami, ma finisco il, il discorso o vuoi partire? Eh, ma, ma, finiscilo, però. Da due secondi, Tra due secondi, infatti. Sembrerò fanboy, non è un problema, però per me una puntata di ping pong. Vale Vabbè, però seguire. scusa, il vaffanculo se lo merita. Eh. Scusami. <ride> allora. Eh, allora. Grazie al cazzo, gra grazie. Non è ma sti cazzi? E sti cazzi, dove ce li metti, Dario? Sti cazzi, dove ce li metti, Dario? Scusami, però eh, se le cariche. Ah, ah, no, allora il paragone non ha alcun senso né nessun criterio perché è ovvio che uno come Dario che preferisce appunto roba autoriale preferisca una puntata di ping pong a una di musica. Anche io, tutto il. Sì, ma è normale che sia così. Però tutto il discorso che ha fatto prima, sacrosanto. Io, fra l'altro, sottosconfermo e sottoscrivo ogni singola parola. Nel senso che Demos Slayer è un ottimo cartone nel fare quello che deve fare. Fa il suo compitino e lo certo. fa benissimo. Ha avuto successo per proprio i precisi motivi che ha detto Dario, ai quali aggiungerei eh, il discorso: che non solo i giappi ci vanno in fotta con quella roba lì, ma anche il fatto che va a prendere tutta la popolazione giapponese indipendentemente dall'età e quindi cioè, ricordatevi che il grande successo di Demon Slayer l'hanno fatto le casalinghe e le famiglie che se lo sono visti con il figliolo il che l'hanno portato poi al cinema e questa è una cosa fondamentale per il successo di Demon Slayer che non è una cosa che tutti i cartoni eh, battle come appunto questo possono aver fatto chi ama gli, gli Dario Moccia <ride> 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 grazie per l'abbonamento Togashi uno, siete degli strozzi comunque. <ride> Insomma, dico cioè, il discorso che ha fatto su Demon Slayer in sé è, è sacrosanto, è tutto me. confermato, però quando mi, mi fai a fare il paragone fra l'opera mainstream fatta su Jump, pensato appunto per la grande massa, e lo vai a paragonare a Ping Pong, capisci che c'è... Cioè, non posso prenderla sul serio come paragone. Eh, dirò... è, com è, è come andare a paragonare: non lo so, eh, ti prendo un, un libro di Svevo e lo vai a paragonare con Twilight. Eh, cioè, certo. Capito? Cioè, eh... Allora io dirò un paio di cose Non penso che li rivedete mai più queste cose in live Per me E eh, questo lo potete andare a vedere dalla mia malla. Per me Demon Slayer è un buon prodotto animato mm -hmm. Secondo me in realtà È registicamente Veramente Gestito molto bene Dove, dove non hanno le animazioni eh, Perché ragazzi ricordiamo Visto che è tanto su TikTok va di moda Demon Slayer non è animato bene ha un ottimo oh, composito. Non è animato bene. Porco. Quindi mi stai dicendo che anche Fate Unlimited Blade Works non è animato <ride> eh, bene? Eh, no, 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 no. È dello no. stesso studio. Precisamente, è stata. E allora il rilancio con Fate Unlimited Blade Works. <ride> so, e io gli ho scritto, no. So, stavo ridendo tantissimo. <ride> cioè è, è la stessa situazione, praticamente. Sono proprio dello stesso studio che fanno proprio la stessa sì, sì, cosa. Sì. Certo è sempre, sempre lo stesso team. Ci sta, cioè più o meno lo stesso team ci sta dietro. Uh, c'è da dire una piccola cosa. Che io sottolineerei la mm. CGI di Demon Slayer. La possiamo dividere probabilmente in due parti. La prima parte, dove nell'effettivo c'ha problemi di frame, c'ha problemi visivi, dove tu noti la grossa differenza. Ma nella seconda parte, praticamente dalla foresta in poi, la CGI riesce in un certo qual modo a essere all'altezza. Poi alla fine, ehm, diciamo così, Tutta la parte di compositing è ottima. E, e, sì, sì, sì. e, e secondo Fate me c'è poco da dire. C'è proprio poco da dire. La parte in compositing è ottima e il risultato ad occhio è fortissimo. Quindi. Io sono perfettamente d'accordo nel, nel dire che ok non esaltiamo Dimo Slayer come capolavoro della vita perché non lo sarà mai, ma non rileghiamolo per forza a un lavoro eh. da mestierante perché secondo me il lavoro alle spalle con quello che avevano è stato fatto in maniera eh, buona. Sì, sì, sì. Al di là del successo del cartone, bisogna riconoscerne i pregi e i difetti: I pregi sono assolutamente un compositing che ormai è diventato il marchio di fabbrica di UFO Table, dato che certo. per imparare a fare il compositing hanno completamente abbandonato la character animation, che non esiste nei loro cartoni <ride> se non tipo in boh, tre cut in tre film di Fate eh, Evansfield, ehm, e una buona regia perché comunque c'è. Cioè, se pensi anche semplicemente alla scena quella con il palazzo dei tamburi eh, quel... o nell'ultimo episodio Quelle... con il, il castello di Musan, bla bla bla, mia, cioè lì eh, computer grafica e regia sono, fanno, riescono veramente a elevare eh. la scena al di sopra di un normale lavoro da mestierante. Però tutto sommato, comunque, stiamo parlando di un cartone ben fatto. Ma che non è un, un prodotto eccelso, né una cosa che debba essere appunto presa come, eh, presa come esempio di massima qualità di quello che l'animazione televisiva può offrire. Sì, 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 è sì, un, sì. Un, un, un perfetto entry level. E uno che ha avuto il successo che merita per i motivi che abbiamo detto prima. Vai, vai. Tutto qui. Andiamo, andiamo. Ok, vediamo che abbiamo adesso. Il manga non lo considero nemmeno. Ciao, Dario, ti Jujutsu prego Kaisen. di leggere così smetti di spammare. Cosa ne pensi di Jujutsu, Jujutsu Kaisen? Ti prego, una vita che te lo chiedo. Dopo 5 episodi, mi è tantissimo. Ho paura dell'effetto che quello. Guarda, ho finalmente letto Jujutsu Kaisen. Non ho visto l'anime, quindi non ti so dire. No, ho ah, letto vabbè, solo vabbè, il manga. Vabbè. E quel poco che ho letto mi ha fatto dire: Ok, sì, carino. Però è una cosa molto simile ad altre 100 robe che ho già letto. Quindi, sì, anche l'anime è così. Dai. Anche per è animato bene, bene però di lì non si va. Okay. vale la pena di prendere il manga di Dr. Stone va sì cioè Boishi ci disegna Dio Madonna come se fosse un dio sceso in terra è carino però <ride> Boishi miglior è culi, culi bravo, bravo. Boishi miglior culo. straccia il cuore no se vuoi una no? storia divertente da leggere sì, una lettura sì. piacevole eh sì infatti. cosa ne pensi di Alita e dei suoi sequel allora Alita sequel è una merda eh, non... è anche story, questo è manga roba? La trincia penale ah, Alita, originale è... a Lita esistono okay. solo gli AV animati. Eh, dai. No, ah, animati scusa. Pensavo c'è anche il film. Eh, eh, oltre quello... il film, esistono <ride> tre o sei AV. Non mi ricordo Quattro, okay. scusami, quattro AV che in realtà non esistono. Ok, <ride> bellissimo. Eh, il film non esiste perché lei ha gli occhi strani. Stefani, vero, grazie, Sinergo. Senza di te, noi non sapremmo che ha gli occhi strani. Alita, eh, ah, ragazzi, comunque per precisare, non ci fermiamo troppo quando parlano di manga, visto che l'intento è certo. quello di sentire degli anime. Quindi, cioè, eh, anche per Dottor Stone, Jujutsu Kaisen, non ci soffermiamo perché anche ha detto spettati. cose che abbastanza noi condividiamo, penso. Sì sì sì, fra l'altro cioè, penso che comunque eh, per Jujutsu Kaisen, per quel poco che ho visto e letto, io personalmente preferirei l'anime per via del, dell'animazione di Dr. Stone, io penso che forse preferirei leggerlo come manga piuttosto che vederlo cioè, vedere l'anime perché tanto è powerpoint, quindi Vai. solo questo. Ok. Poi. Right. Che ne pensi di uh, Gundam Wing? Pensi che il fatto che ci siano cinque Gundam? Basta so Gundam! Rotto più... il cazzo! Gundam! Senti, non so a leggere tutto. Però ti dico che Gundam Wing è bello, vabbè. Cioè, è, cioè di bello, non lo... vabbè. è interessante, eh, è divertente soprattutto. Sì. Però non mi ha colpito come Gundam o come Z Gundam. Per esempio, Z Gundam è una serie che è il sequel diretto di Gundam, è una serie che ha tantissimi problemi, tantissimi, soprattutto nelle azioni umane, che non hanno senso. Ah, questo è il trigger di, di Cairo. Però è interessante, perché è una serie molto coraggiosa. Quindi, Vabbè. come al solito, non, non mi voglio lanciare con brutti capolavoro o merda. Ci sono anche le vie di mezzo, e Ga Zeta Gundam è una straordinaria via di mezzo, perché il coraggio ripaga i tanti difetti che ha. Quindi lo si deve guardare. Boh. E Gundam Wing ha dei difetti, però è molto divertente. Diver Zeta Gundam ti viene in voglia di le vene. Gundam Wing è divertente ehm, mi piace molto l'idea di inserire le ali nei mecha perché è sicuramente una cosa interessante però poi finisce lì nel senso non, non l'ho trovata bella come la serie originale o bella come altre serie di Gundam sicuramente però è divertente da guardare, non l'ho disegnata anche da ragazzino eh, allora, mi non trovi... eh, lascio, la palla, lascio eh, la palla a te Però io... allora, cioè, Gundam Wing è una serie bella? No cioè, eh, Gundam Wing è una serie tamarra ma come dicevamo l'altro giorno con Italo, ne abbiamo parlato, è una serie terrificante sotto ogni punto di vista, la parte bella di Gundam Wing sono i Gundam e basta, eh, per intenderci, cioè poi lui si lamenta delle reazioni in Z Gundam e dice che è bello Gundam Wing, cioè mi sembra un po' esagerato, Z per me è una delle poche serie in realtà che ha meno difetti del, dell'Universal Sent. Sentori. Ok, Dario. ma co Col discorso delle reazioni umane. Cioè io che non, non l'ho visto, quindi non so allora, a che cosa si riferisca. Ora ti, ti spiego un modo visto, perché, visto che era quello che comunque aveva triggerato anche il buon Cairoli. Quindi, cioè, per farmi un attimo un'idea allora e ti, capire ora ti che cosa intende. Tomino, probabilmente in quel periodo è diventato fan, tipo, delle soppopere argentine. Perché, ah, è, <ride> è, è, allora, uno tipo deve cadere a terra. C'è musica tragica. Lui, oh no! tipo così per intenderci. L'hai presente quel video che girava eh, tempo fa su Facebook della tizia in sedia a rotelle e la madre del fidanzato maligna che invece la, non voleva che lei stesse col fidanzato di questa eh, soppopera so argentina. Non l'hai mai visto questo video, vero? No. È un video tipo eh, assurdo, tipo no, che Ti stai facendo, tu, Pedro? Beh, bravo, bravo, è <ride> questo di qua Allora, uh, in Z Un po' meno, in ZZ poi In maniera esagerato uh, In Z i personaggi Un po' enfatizzano questo comportamento esagerato per, eh, diciamo così, mostrare i loro sentimenti. Ma okay. io non sono d'accordo sul fatto che lui cioè che siano reazioni non umane. In verità sono reazioni quasi sempre di ragazzi che prendono la vita e la esagerano. Ma tu quando hai 14 anni, 15 anni, 16 anni. Ora non mi ricordo la mia quantità, 17 mi sembra. Uh, quando vedi qualcosa che ti di brutto, non tendi a esagerare. A fare il tragico più di ogni cosa al mondo certo. e Z è così. Proprio per questo, Z è bellissimo perché vedi dei ragazzi da posti davanti, ehm, non, la guerra è finita, ma ci sono ancora delle, delle rappresaglie per intenderci di cose che loro non mm. riescono ad accettare in un modo o nell'altro. Quindi assolutissimamente in disaccordo. Poi non, non capisco il paragone con Z, che secondo me non c'entra proprio niente, eh, con Z, con Wing, che non c'entra proprio ah, niente. Non penso, non, non penso abbia fatto il paragone comunque, fra, cioè non ha, ha detto semplicemente che c c sono due modi diversi, gli sono piaciuti per motivi diversi, non mi sembra avesse fatto un paragone fra i due. Uh, in realtà mi è sembrato che l'ha tirato giusto per giustificare il fatto che in Gundam ci siano questi salti a destra e a sinistra ciao, vai è arrivato l'esperto di Gundam ciao Italo, ciao. Italo Sbarbiello. Hai, visto è, hai visto quanto è bella la mia cameretta Italo Sì, è vero ciao hai bel film bello sì, ciao Italo Sbarbiello eh. Ciao Scusate, italiani. mi sono sentito chiamato in causa e quindi tranquillo, sono tranquillo. Non, ti ho, non ti ho risposto all'Italo in, in chat perché tanto tutti a gran coro hanno detto di sì e quindi non avrei potuto dirti ho visto, di no. Ho visto. Io ti ho lanciato giusto le, 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 le mie impressioni, Italo. Quindi, bye a me, go. Italo, ammettilo che stavi a Rosica perché eravamo over 150. Ma 200, siamo 200. Sei so, so entrato, di giuro, stavo un attimo a cacà Sono arrivato <ride> qua al computer, ho messo... Ci ho visto 200 persone. Ho detto: ma porca troia! Ma se, siete, se, se effettivamente ci siete, perché non venite pure gli altri giorni. A eh, danciamo perché... a voi. Sono a vedere di Dario Moccia. Oh. E che non c'era il titolo bait contro il Dario. Ah, da questa parlo, è bella... S sarà sicuramente fributtata da Bugozzi nel 99% <ride> dei casi. No, <ride> ma non lo so perché, Ma non lo so perché non stiamo sclerando ma stiamo spiegando. Quindi non so se Bugozzi vuole... Sì il ma poi lui manipolerà tutto quanto per sembrare... manipolare <ride> da far sembrare. Sì, lo sai come funziona? D'accordo. Lo sai, lo so... Dai, come dici tu. Vabbè, eh, di qua su Gundam che poi c'era una domanda in realtà interessante a cui volevo provare a rispondere a un ragazzo nuovo penso allora Giaccio ti correggo subito non su Gundam ma su Gundam Wing okay. è una distinzione importantissima da <ride> fare. <ride> quando sento è divertente posso capire diciamo l'intenzione però bisogna anche specificare che è divertente perché è un trailer totale. Eh? Okay. perché è una serie iper trash con dei protagonisti assurdi. Hiro Yui, che è diciamo l'eroe centrale della storia, è un 14enne terrorista cresciuto nelle zone di guerra che più o meno ha l'empatia di Inao di Aldo Naziro, grande <ride> mio fratello. Ma, ma infatti c'è cioè, anche lo io, stesso secondo me. Armor. Ma ha molti più. Ma infatti, Lui si fa letteralmente esplodere con Gundam Wing, esplodere e sopravvive. Cioè, lui sta nel cockpit con in mano il dispositivo di autodistruzione, lo preme, esplode tutto e, e, e sopravvive. Quindi, renditi conto. E poi ovviamente gli la do il, il nuovo Gundam super figo <ride> Il Wing Mark II come si chiama Sempre Poi Wing. La, la cosa del... non mi ricordo come si chiamava, C'è cioè, un, un altro nome e La cosa del... è interessante vedere i Mecha con le ali Ma... A parte che i mecha volano anche senza le ali, e poi no, non è una cosa nuova, cioè è una cosa vecchissima. Ed era già vecchia degli anni 90 quando è uscito Wing. Non sono belle Quindi... ali. Ho capito, eh. ma sono completamente inutili. Anzi, Vabbè, scusami, ti pensa... rendono ancora più visibile perché nel tuo frame, cioè ti sparano le ali. Pensa... Scusami, immaginati un Valve Rave senza quelle ali fotoniche, quanto sarebbe più <ride> brutto? Beh, ma quello è un quell altro discorso Quello cioè, è arte capito, adesso, proprio... adesso è un altro discorso Aspetta, silenzio Ma è, 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 scambio, è, scambio, è scambio, un altro valore, cioè c'è proprio un altro valore Ma scambio, non è scambio, paragonabile Gundam Wing è una serie brutta una diminuzione Fatta diminuzione per le fuggiosci All'interno di un brand che parla di guerra Considerato che per sua stessa ammissione Questa diminuzione è associata con Una proporzionale diminuzione Delle sue ore di sonno Le vorremmo proporre la soluzione a tutti i suoi problemi una soluzione che potrebbe svoltare la sua carriera lavorativa. Ha mai sentito parlare della categoria Sleeping che Stream? Cazzo dite? Mi sono mandato lungo. Se. Va bene, grazie, ma... Sergio. Per... Ma non è vera questa cosa, perché? Come ho diminuito le mie ore di stima? Che cazzo dite? <ride> cioè, sono son qua il lunedì, ma ormai sono quasi sempre Lascio... il lunedì. Ma però... no, che cazzo dice? Io due volte. No, adesso non no, nelle, nelle ultime tre settimane sono venuto quasi tutte e tre. No, no, settimana settimana, no. Sì. La scorsa settimana no, sì, no allora, La scorsa settimana cazzo, no Siamo stati e cazzo Io Va bene Vabbè, dai Ma sti cazzi Non nel senso Non ha comunque, comunque ridotto cazzo. Italo... Allora, va, va, non ma non anche fa... sabato sta Arriviamo al succo Con sì. Zeta Gundam Tu che ne pensi Di quello che lui ha detto <ride> Sulle reazioni umane Eh Boh Sono abbastanza d'accordo In realtà Cioè Zeta Gundam Comunque Tomino Era proprio Nella sua fase Completamente macellaio Sì sì infatti e Quindi <ride> Non, non, non si teneva. Cioè, in realtà era il periodo in cui stava mh, superando la depressione, e infatti, poi aveva già fatto il game. Tutte quelle serie abbastanza strane, sue, dove era anche un po' troppo allegro, diciamo, la cosa. Non, non si sposava bene con le il tematiche farmaci, delle farmaci. sue serie. No, no, non si è mai capito. Cioè, non so i motivi specifici per cui lui sia uscito dalla depressione. Però cioè è riuscito ad uscire. Cioè, documentato comunque che lui, nel periodo di Zambot e Gundam, era entrato in un tunnel senza via di uscita. E infatti poi diciamo ammazza tutti, tutti in un certo cazzo, <ride> Beh, io in e realtà. Z effettivamente riflette questa sua, questo suo negativismo questo suo cinismo nei confronti del mondo e i personaggi sono ancora più crudeli e senza limiti Camille comunque è un protagonista molto diverso da Amuro Vero. anche mh, meno immaturo sotto certi punti di vista ma molto più egoista in realtà se lo si va a vedere Era molto cervellotico Zeta comunque Bo, Secondo me ripeto è, è, è esagerato perché comunque Sono serie con ragazzi E secondo me ha senso Cioè secondo me la sua critica Non è così forte Cioè in realtà per me come diceva all'inizio Zeta Gundam è quello con meno problemi Degli altri Gundam cioè, Meno io... non lo so Meno non lo so eh, Diciamo che comunque È una serie Quei personaggi hanno tanti problemi, eh, soprattutto quelli dello schieramento avversario. Ah sì, quello eh, sì Comunque Paptimus Scirocco, Aman Karn che viene introdotta qui, sono personaggi con una psiche molto travagliata e poi c'è un, uno Shar in completa evoluzione all'interno in di... questo che ne arriva l'autozione, direi. Sì, <ride> sì, 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 brava Andiamo avanti, dai. Okay. Eh, prima di andare avanti dicevo c'era Cynthia 1 che chiedeva da persona che legge manga non è molto ferata con gli anime vi chiedo in base a cosa giudicate un'animazione ben fatta o meno anime for dummies come domanda era Ho detto, eh. se, se, ti, se ti fa emozionare sicuramente è buona <ride> non penso che una... sia questa una buona cosa no allora? Allora. questo secondo TikTok uh, suppongo anche se no, ti viene eh, il cazzo è... duro ma Mi in realtà penso che parlasse proprio a livello tecnico in questo caso sì. mm. vuoi dare una risposta tu oppure prova di un po' io, no, eh, io come posso si dovrebbe dire... fare io... come facciamo io ti posso dire ehm, non... ci sarebbero dei metodi proprio tecnici, tecnici. da seguire che sono appunto ehm, il timing e lo spacing che tu non dovrebbe andare a controllare però secondo me si parla proprio di un passaggio molto più avanti da fare rispetto eh, a quello sì. che puoi fare tu adesso con il tuo occhio magari da novizio per come ti stai approcciando per come ah, ti stai ponendo il, il modo timing mi... devi sapere cos'è prima esatto. valutare. <ride> ma poi fra l'altro anche saperlo non necessariamente vuol dire capirlo eh. cioè per me eh, io sì. ancora faccio fatica a volte a, a starci dietro al concetto perché comunque spiegare spiegato però ci, secondo me ci vuole molto, molto allenamento eh. per capire bene come funziona, come eh, cosa sì, servono anche esempi pratici in realtà esatto, cioè proprio per far vedere anche i passaggi Anche anche tutto... studiare dei manuali specifici, esatto. per esempio, c'è uh, l'Animator's Kit sì, sì, di sì. Richard Williams che è molto utile per sì, chi è animare, perché spiega davvero bene. Sì. Però comunque rimane sempre un concetto abbastanza complicato. Certo, certo. Eh, io, sinceramente, cioè, ci sono due tipi di animazione che secondo me considero come fatte bene. Eh, quella che comunque attraverso il movimento ti trasmette l'emozione che devo, devi provare in quella scena. Quindi una, un concetto puramente emotivo che va al di là appunto della, della rappresentazione. della parte tecnica. Ehm, della parte, grazie, Paolo, della parte tecnica in sé per sé. Sono e poi quel, quella che non. Mh, eh, come si dice. Che, che... Riesce a sfruttare la potenzialità del disegno per appunto creare mm. un movimento quanto più credibile, verosimile nel caso di animazione realistica o con l'effetto desiderato in caso di quella limitata. Ad esempio, eh, se prendi l'animazione super limitata in Kill a Kill quando fanno gli effetti cartoon. Che so, tipo due disegni, però è un, è un esempio perfetto di utilizzare l'animazione in un determinato modo per far avere al, allo spettatore un determinato effetto. Prendi uno Kiura, è un modo completamente diverso di fare animazione, eh, però appunto che eh, viene utilizzato per fare tutt'altro tipo di effetto. E quindi quando per me un'animazione è fatta bene, quando il tipo di animazione che tu decidi di utilizzare eh, è giusto, è Co coincide con il tipo di effetto che vuoi fare arrivare al tuo bravo, è questo, se... secondo me, è fondamentale. Banalmente, quando riesce a comunicare correttamente quello che vuole bravo. esprimere mm. proprio banalmente. Perché comunque bisogna ricordarsi che l'animazione è un mezzo del cinema, una tecnica cinematografica, e, e quindi serve a raccontare qualcosa. Il, il suo obiettivo primario è quello come la recitazione degli attori per no. fare un esempio di paragone col cinema Leves. No, sono, sono perfettamente d'accordo perché è proprio la risposta che avrei dato io, a prescindere dal mero lavoro tecnico, se la scena riesce in quello che si propone, per me la scena vince. Sì, sì. Ci sono scene di esatto. anime animate a zero, ma che funzionano molto meglio di scene Super Sakuga, che è, sì, bella sì, la sì, parte sì, tecnica, sì. ma che ah, mi ha sì. lasciato. Sì, sì. E lì puoi avere appunto dei parametri tecnici, tecnici, porca troia, per <ride> aiutarti a, a capire come te lo comunicano il ecco. problema è con l'animazione, soprattutto al giorno d'oggi, che è super effettata e con grandissimi lavori di composing, eccetera. È che devi anche andare a capire appunto quando stai, cioè quando quello da, da, da elogiare è appunto con l'animazione e quando invece sono gli effetti speciali. Prima stavamo appunto yes. facendo l'esempio con Dimon Slayer, Slayer e Fate non a caso. Eh, non so se avevi sentito che... io ho sentito TikTok... tu li hai letti i messaggi su tiktok in questi giorni <ride> scusami se te lo chiedo perché <ride> sì, eh, sì. le bestemmie <ride> sono volate praticamente Madonna, eh, se sono volate no, quello che, che oggi esce diciamo un tiktok più o meno su un argomento simile oh. i disposti ad arcantos anche ah, oh. una... a flame ve l'ho scritto prima ma non l'avete letto perché io direi di andare avanti perché siamo sempre a 7 minuti in un'ora sì, sì, andiamo come dice il buon Claudio Fox Andiamo avanti, andiamo avanti Ice Shield 21 Paga sul qui. rugby? Grazie Ce cioè ah, n'è uno Che però, però non è rugby Cioè vabbè, a parte che io mi confondo sempre È football No, no rugby c'è Sì, Ice Shield 21 rugby no, è l'out? No, che poi che differenze ci sono? Non ho mai capito Ah, armatura, football Full tram c'è anche è rugby. così Ci sono diversi nel <ride> rugby Ma io so proprio nulla di sport ragazzi, sono proprio negato Va bene, comunque, ragazzi, eh, cioè, dici, dico parlo alla, al tipo che me l'ha chiesto. Hai scelto 21. È un diciamo un che pronuncia la Paola, comunque fai. Sì, sì, però, cioè, veramente <ride> diazzate, cioè, è piano di alzate. Cioè, un fratello, dai, orecchio, un fratello d'inglese. però non si prende sul serio, eh. <ride> Cioè, Non è una ossa vuol eh, dire che l'anime sportive serio, composto con le regole e no. tutto, e poi ci butta le cazzate perché okay, non si mi, mi sento troppo a casa è un manga quando parla. Che non si prende sul serio e non ha manco paura eh, di, 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 di prenderla, sul ride, perché è fatto così. Insomma, cioè. eh, lo devi secondo me trovare completo su eBay perché era della Panini no. e si è concluso da vent'anni. E Tra l'altro i disegni Spimbo sono di Murata fan. che è il disegnatore di, di One Punch Man in volumi, perché ricordiamo mm. che uh, One è il disegnatore principale. Di la sceneggiata web e poi si passa a Murata. La palla a murata, l'ha disegnato lui ed è, ci sono delle esagerazioni allucinanti. Però è divertentissimo. Cioè, ti sbelli che dalle risate ed è veramente appassionato Però non ti aspetta. Un manga serio sullo sport Che ci descrive l'impegno Cioè c'è l'impegno, c'è anche l'agonismo Però è tutto buttato sulla farsa E vabbè così, lo oh, Io mi dissocio, cioè penso che sia un allenamento Normalissimo quello di legarti un tir Alla vita <ride> e trascinarlo cioè, eh, cioè, Io non, sì, non tra so, non so voi In, in America <ride> non so. In America Cioè quelli stanno in trasferti in America Si legano il camion e lo trascinano per tutta la route uh, Qual è? 66. 65. 66, 66. Cioè, è una roba normale, Io battendo. quando ci favo a pallavolo c'era quotidiano. Messaggio: Avete visto il trailer del nuovo film di Osoda Beli? Del nuovo anime di Madhouse Sonny Boy di Shingon Natsume Sì, sì, sì abbiamo più. visto Bell in live e quello anche di Shingon invece. Ah, eh, anche in live? Sì, l'abbiamo visto quando si è fatto la sì, riunione stagionale. Eh, lo sai. È ammine, già uscito l'episodio 1 ormai. di Sonny Boy su YouTube. Mm -hmm. Che è subato okay. da, da, da Funimation E chi era l'altro Wakani Ma oh, chi era? Mi sembra di sì non Sì, sì, dovrebbe essere un Wakani sì. Ah, quello francese eh, eh, Ok, volete eh, dire eh, qualcosa al merito? Io o? dico solo una cosa Potete no, anche guardarvi l'anime di High Shield Non, mm. non è bruttissimo è Shield, Sì, però quello si flacco. interrompe Più o meno a tre quarti della sì. storia Poi ti manca quel pezzettino lì E diciamo sì, ci sta l'anime È caruccio mh, sì, non è male. Animazioni piuttosto mediocri, ma diciamo da serie lunga, insomma, che 75 episodi mi pare. Eh sì, sono di pochissimo. E... Il manga è piuttosto bellino, è uno di quegli spoken che leggevo da ragazzo e che comunque ti danno la, la solita sbobba, diciamo. Mm. Eh, tanta determinazione, appunto allenamenti intensissimi e folli, ma anche personaggi comunque molto carismatici, cioè per mm. esempio il quarterback Iruma, che è questo personaggio un po' folle ma anche geniale, che riesce comunque con pochissimo a sconfiggere squadre fortissime. E, oppure il protagonista che parte comunque inutile perché lui è gracilino, eh, magro, non riesce mai a fare un cazzo, fa schifo a scuola, però è velocissimo e quindi fanno fare il running back, poi la storia di Ashild è tutta comunque un po' particolare Vabbè, un e... protagonista comunque diverso da tutti i protagonisti degli, degli però mh, parliamo dei primi anni 2000, <ride> mi pare 2005-2006 e più o meno lui ha anche abbastanza caratterizzato questa figura qua. Per esempio, nel protagonista di Days, ce lo rivedi tranquillamente. Stavo capito? ripensando proprio a quello in questo momento. Ce lo rivedi proprio ad hoc 100%. E c'è il È una bella serie, la consiglio spesso. In realtà, quando si parla di manga. La, ah, la okay. differenza tra football americano e rugby ah, in realtà cioè, non è solo quella. Perché poi, per esempio, nel rugby poi passa solo all'indietro e non ci stanno mm. tutti quegli schemi che ci stanno nel football americano. E, e poi soprattutto diciamo che il football americano ha un'importanza maggiore in America. Perché mm. comunque nella lega professionistica guadagnano bei soldi insomma sta, rispetto al rugby che comunque è uno sport piuttosto in crescita io tra l'altro ci ho giocato al rugby quando sono andato <ride> in Irlanda vi ah, giuro, okay. Tutto cioè 15 anni è ancora più magro da adesso. <ride> Sono 41 kg. Mi hanno fatto fare la palla al massimo. Cioè. No, 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 ma, ma l'ho buttata a terra di prepotenza ma sai che a me piace fare queste cose. Cioè, io comunque mi metto e gioco. Eh, eh, dici, magari me la volta buona che no. No, no però vabbè, più. con ragazzi della mia età, alcuni che comunque già giocavano a, a Rugby, però altri che comunque magari avevano lo fisico mm. mio, capito? Cioè, comunque per, per divertirsi anche male. ti chiedono ti piace farti picchiare È il masochismo che parla. Eh, io potranno sembrare ma una grande resistenza, ragazzi. Mi sono fatto male un sacco di volte e sono vivo. Sono spaccato parecchie cose. Anche rovinato la faccia una volta stavo con il monopattino per una discesa, la, la, la discesa del dopolavoro ferriario di Sapri. Perdo il controllo delle bolopattine, vado no! mi faccia contro l'asfalto, no. tutto qua scarnificato, praticamente. No. Ma io stavo bene, stavo eh, favore, certo, ti favore. Favore. Ti giuro. No. Eh. Lo, lo rifarei. Torno a, torno a casa, vado da mia mamma, eh, gli faccio: mamma, non ti preoccupare, sto bene, La mamma che si mette a urlare. Ah! Perché comunque parevo Frankenstein. Allora sì, vorrei leggere un messaggio un, un importante. Un messaggio importante: Siamo appassionati di anime e manga, non di palle ovali. Eh... Ma eh, prima quello si è abbonato <ride> dicendo Giaggio hai delle belle palle. <ride> che vuol dire? Siamo appassionati anche di quelli. Scusa, eh? cioè... <ride> confermo: Giaggio ha delle belle palle. Grazie. Paolo <ride> ha il palo, <ride> ma italo <grazie>, all'asfalto. <ride> Che eh, tu ti sei messo giovedì sera un po' di scena e io mi sono andato a prendere di petto un palo mentre camminavo, letteralmente. Ah, ah. tu ti sei, tu ti sei guardato, ah, quasi rotto un, piede un po', e, e mi sono rotto quasi un piede sullo scalino sabato sera. Eh, ragazzi, non assumete nessuna sostanza strana. <ride> alcol, eh, eh, no. Allora, effettivamente quando le lasciati Telegram, sia nostra che quella uh, degli abbonati, ti vedo ubriaco. Forse dovrai rimanere. Sì. Mm. <ride> io, forse io, dovrei. Invece, io invece me ne vado. Perché so che me in quel momento è meglio se io me ne vado. <ride> Dai, andiamo Va bene, avanti. Andiamo avanti, se no non finiamo più sto video. Allora, poi cosa c'è da qui? è vero c'è anche all out però io non l'ho visto quindi non mi sento di consigliarlo ah, cioè sul rugby c'è anche full drum magari ve lo, lo consiglia la chat il oh, mio rapporto con il gur e la gun è positivissimo mm, è, sia kill la kill, è originale vero Dario io sono io, io mm. pur... ragazzi io mi dai, mi dai in mano una cosa del genere che sia Gurrella guardate, Ganna, il Gurrella gun guardate il gur e la la kill io ah, non raga. ci posso fagnare tamarrata sì mi mancano dei pezzi raga ma Ho sballottato da quella fia peora sì sì sì, sì, sì. esagerazioni allucinati sì 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 robottoni immensi che superano la grandezza di un pianeta sì sì sì, sì kill la kill non ci sono però mi va bene così mi dispiace se è fatto bene mi va bene anche quello cioè noi ci siamo vi ricordate quando abbiamo visto promare in videoparty? party cioè c'era gente in chat che... che stava avendo delle erezioni multiple è bellissimo dai, secondo te è un problema? Non riuscire? Perché niente però, però una così. Propria, su una determinata opera. Cioè, riesco ad apprezzare le opere belle, ma spesso mi faccio influenzare. Aspetta, eh, eh, di... Giugi, puoi fermare un attimo? Cioè, se... Sì. Perché sembra che non sia chiava la questione di zeta Gundam. zeta Gundam, almeno secondo me, non ha viazioni credibili nel nostro mondo. Eh, ma nel punto di Gundam, sì. Certo. Perché eh, voglio ricordarvi che il mondo di Gundam è mm, non chissà quanti anni avanti nel futuro, vivono nello spazio, hanno le colonie... Gli spazionoidi hanno sviluppato una loro cultura, delle loro abitudini, un loro modo di vivere e quindi si sentono diversi dagli esseri umani, cioè capite che vivono proprio un'esistenza un, un diversa dalla nostra, una realtà, una società, un mondo diverso dal nostro, un universo diverso dal nostro poi in realtà. Quindi non sono comparabili le reazioni che avremmo noi a quelle che avrebbe un Camille, per esempio, perché Camille è cresciuto in un contesto totalmente differente. E quello che si deve capire è il contesto in cui nasce poi Zeta Gundam in sé per sé. Che può essere diciamo complicato se non si ha idea di chi siano i Titans, ma comunque poi chi siano i Titans te lo spiegano all'interno della serie, e capisci per esempio tutta la corruzione della Federazione Terrestre e tutto. Scusate, devo, leggere, devo rileggere una domanda. Ah. Ma quindi Grosseto dove si trova nell'UCI? <ride> Io voglio sperare che in un futuro. Ma che... Io direi prossimo, <ride> ma va bene anche remoto. Insomma, grosseto, ecco, non, non, non si ha più sulle carte geografiche. Hanno preso, preso Grosseto e l'hanno creato e l'hanno spostato come colonia spaziale. L'ha ah, eh. presa, presa il malvrave l'ha ma spostata e l'ha posta via. Sc scusatemi, la Terra ci sta comunque. Perché per esempio loro vanno in Alaska ad una certa vabbè, ma in chi, Gundam, chi ti, E di... chi ti dice che la Quindi... terra di Boh anni fa di sicuro ci sia ancora? magari, magari l'hanno raso al scuola C'è, c'è Grosseto. C'è Grosseto. Sicuro. <ride> Neo <Neogrosseto 100%. 3. ride> ne cioè, Grosseto 3. No, che cioè Non posso neanche sperare nel futuro. <ride> sì, sì, Grosseto è resiliente. Rimane lì. <ride> che schifo, che schifo. Andiamo avanti. Io odio Grosseto. No, ci dissociamo da Grosseto. No, io non mi. È che, io, perché devi, no? che ti dissoci? Chiave. Eh. Yeah, in Gigantama non c'è Grosseto, vi dispiace. Aspetta. Vai, vai. Dario, secondo te è un problema non riuscire a creare un'idea tutta propria su una determinata opera? Cioè, riesco ad apprezzare le e Se mi faccio influenzare troppo mm. sia in negativo che in positivo. C'è cioè, secondo te è un modo per migliorare questa pecca? Non ascoltare gli altri. Allora, tralasciando eh, i manga, tralasciando gli anime, tralasciando i film, tralasciando tutto. Per farsi una propria idea bisogna semplicemente... Andare avanti nel tempo, nei mesi, mm. negli anni, se ti piacciono i fumetti ti puoi approcciare ad essi leggendo un botto, se vuoi, se ti piace l'animazione, guardando tantissime cose. E uh, udite, udite, devi avere qualcuno, secondo me, che ti indirizza a questo mondo, che ti spinge, oddio, vabbè, è andato ormai, ti spinge, quindi ormai ci, ci spingo tutto, ci spi ti spinge verso quel determinato mondo. Faccio un esempio banale. Io mi sono avvicinato ai fumetti come, come tutti. Ok, con Topolino me lo comprava la mia mi zia mercoledì e la domenica me lo dava quando andavo a trovare i miei nonni e i miei zii. Poi, poi oh, vabbè, Topolino eh, l'ho abbandonato. Penso sia stata una delle prime letture un po' di tutti. L'ho abbandonato, e quando sono andata alle superiori, io sono sempre stato appassionato di fumetto, però alle superiori ho iniziato ad aprire di più la mia mente e a leggere cose molto più serie. Mm. Chi c'erano? C'erano i professori: professori di educazione visiva, di pittura, eccetera. Mi consigliavano dei libri da leggere e andavo eh, alle fumetterie di, di Pisa, li compravo e li leggevo. Con le, paguette, con le paghette, me le facevo comprare dai miei, bello. però spesso con le paghette. E piano piano. No, non sapevo, non come si tiene in mano: fumetto. alle preparazioni ai consigli dei Professor, professori se, e, si e alle opere stesse, ai saggi anche. Perché, per esempio, quando mi comprai la collezione eh, della Repubblica, quella redatta da Luca Raffaelli, prima c'erano delle prefazioni enormi che ti spiegavano cosa stavi andando ah, a leggere, quindi Raffaelli vero. faceva quello che facevano tanti blogger, tanti, tra, tanti youtuber, tanti twitter anche potete, ovviamente, non mi paragono assolutamente a Raffaelli, che è un luminare, eccezionale, è una divinità praticamente. Però in un certo senso era un, un influencer, un divulgatore, una persona che ti indirizzava verso quelle determinate opere a seconda del suo gusto personale, delle sue conoscenze, eccetera, eccetera. Io uguale, certo, i mezzi sono cambiati, eh, il mio mood e il mio carattere è completamente diverso da quello di Raffaelli. Abbiamo proprio due stili diversi, perché lui era persona. Molto quadrata, precisa, è un uomo di altri tempi. Io invece, che sono un idiota, consiglio le cose come preferisco fare, cioè in maniera diretta, eh, intervallata da qualche gag, ruttando e scureggiando perché sono qua a casa mia Vabbè, e sì. vi consiglio delle letture. E Poi voi nel corso degli anni vi siete fatti un'idea, vi siete fidati di me. Bene o male, quello che vi ho consigliato vi è piaciuto, e quindi vi fidate bene o male della mia opinione. Il problema sussiste quando te compri qualcosa che ti consiglia il sottoscritto. Caverna, uh, Volpe, Kirio, chi cazzo vi pare al tizio per gli albi americani? Chi cazzo vi pare a voi? Lo prendete, lo leggete in maniera distaccata, superficiale e dite che è bello solo perché l'ha detto Caverna, Moccia, Volpe, Kirio, eh, eccetera, eccetera. E non va bene. Qui, qui arriva il primo problema. Sommo Buta, anche qui arriva il primo problema perché voi non state più consumando un'opera. Per il piacere di consumare, cioè per accrescere la vostra conoscenza, per formare un vostro gusto, per capire quel mondo, abbracciarlo, ma lo leggete semplicemente perché siete stati influenzati da quella persona. Lui ha detto che è bello. Volete sentirvi parte di una community, quindi dite che è bello perché il tizio che raggruppa questa community vi ha detto che è bello. Sì, come quando guardate la merda Era che vi conosce da Paolo, e dite che è bella perché lo leggete. Questa dicevo. cosa succedeva anche <ride> a molti <ride> professori. Io stimavo talmente Bravi. tanto. I miei professori <ride> che non andavo Ma mai contro alle loro idee, mai. Mi consigliavano quell'opera. E anche se mi faceva cacare, dicevo: Eh, però, questa è bella perché è bellissima. E ripetevo: A pappagallo, tutto quello che mi dicevano i professori. Questo è un problema. Mm. Perché eh, non è più un giudizio critico, è il giudizio di un'altra persona. Quindi, secondo me, la strategia da attuare qual è? Utilizzate noi. Se vi fidate ovviamente nel nostro parere, quando volete approcciarvi a un'opera. Ma a un certo punto dovete cercare di staccarvi da, da noi per iniziare piano piano a formarvi un, un, vostro, un vostro gusto, una vostra opinione, che spesso può contrastare la nostra. Poi, però, ci sono delle opere imprescindibili dei capolavori, su cui si può discutere fino a un certo punto, perché le opere parlano parlano per loro, nel senso che questa era paradossalmente puoi ammettere, puoi dire con leggerezza che Princess Mononoke per esempio è una merda. Posso dire Per il tuo gusto personale ti può far schifo perché non ti piacciono i tempi, non ti piace lo stile di Miyazaki, che cazzo ci sono, non ti piacciono le musiche, lo trovi pomposo, quello che ti pare. Quello è un tuo gusto personale, ma oggettivamente la regia di, di, di Miyazaki la tecnica, la storia le motivazioni che ci sono dietro a quel film sono incredibili Dario qui però, però sei un tiktoker eh. e non voglio rientrare eh scusate Tutto, metti, ragazzi, pausa, io... metti pausa prima, prima, eh, prima di andare a rileggere qui sei un tiktoker posso dire un paio <ride> però... di cose io perché Ok, era la Vai. tua opinione, ma modestissimo parere non doveste essere spinti da nessuno. Se io voglio guardare animazione, se io voglio leggere lo devo fare perché io lo voglio fare. Non perché c'è Italo Scagnello, perché sì, c'è già. Ma lui non intendeva spingere nel senso metterti il pepe in culo per farti leggere qualcosa, ma indirizzarti. Eh, a Ma cose anche da lì. Leggere, ma anche lì. Io non sono d'accordo perché l'esperienza eh, della lettura l'esperienza nell'errore della La lettura sessione. deve essere mm. tua perché se io arrivo a Dario e ti dico in questo caso è Dario ma se arrivo io e ti dico eh, guardati eh, non guardarti Madoka per esempio, perché a me non piace. Mm. E tu, tu fa, fai bene? Certo che non fai bene. Perché per quanto a me possa fare schifo, per quanto io non la reputi una buona opera. Mm. Ciò non significa che magari quell'opera a te sarebbe potuta piacere, ehm, ha avuto una sua risonanza in un modo o nell'altro nel mondo dell'animazione. L'essere indirizzato è sempre filtrato dalla da tua esperienza. E questa cosa, a mio modestissimo parere, non va bene. E anzi, siccome lui dice: um, eh, Sì, fatevi indirizzare se vi fidate dai vari influencer, bisogna anche ricordare che gli influencer hanno anche un altro compito. Ovvero, che quando getti in merda, devi anche capire che poi tu hai quella forza nel far ripetere alle persone anche quello. E è sempre una questione di do ut des. minchia pure in latino oggi. Uh, eh, io so sono d'accordo con quello che hai detto Paolo, più che sull'indirizzamento io sono d'accordo sull'avere qualcuno a fianco, nel senso eh, avere un, una persona che può essere un amico qualsiasi, che può essere l'influencer, che può essere tuo padre, che può essere il professore, che ti può aiutare a scoprire cose che magari per conto tuo non avresti scoperto, quello sicuramente sì. Per esempio, ma parlo anche semplicemente di scoprire un titolo che magari ti era L'avevi saltato per caso mentre guardavi la lineup della stagione, ne senti il nome, ti interessa proprio vedere. Quello sì. Niente, sul discorso dici te appunto di seguire quello che ti dice l'influencer, assolutamente no, cioè nel senso noi vi diamo le nostre opinioni, vi diciamo quello che noi pensiamo in merito a determinate opere e poi ovviamente dovete fare voi quello che volete voi. Ah, no, ma, ma infatti non credo che lui intendesse, cioè penso intendesse proprio l'opposto, che non devi seguire per disseguimento certo. il creator su tutto quello che dice, cioè semplicemente diceva se vi dà qualche consiglio seguitelo se vi filate. Che mm. per, per me è totalmente legittimo Anche se mi rivedo in quello che dice Paolo Perché è stata la mia esperienza eh, pure la perché mia. credo che poi la curiosità Sia una delle armi principali cioè. Di una passione eh. eh, più Che altro io... Però, però è, è consigliabile Secondo me anche l'approccio di Dario Secondo me <ride> è Non un... perché è un mio amico eh, cioè, Gli stai leccando il culo consigli... ah, chi... gli canne No canne perché culo. altrimenti noi a che cazzo serviremo io, <ride> penso, io, <ride> penso, io, <ride> io penso Che una è una via di mezzo, ragazzi, cioè nel senso ci vogliono entrambe le cose. Ma cioè, tu, tu devi cercare bene che ci sono persone che ti indirizzano, ma in ogni caso tu devi fare il tuo perché sì, sennò que quell'indirizzamento deve far nascere la curiosità. cioè certo. per me, questo è fondamentale. Sì, ma se no, scusami, però, se non fosse così, la persona non ti seguirebbe neanche. cioè se eh, tu non no, sei in grado di fargli nascere la la persona, io poi, così, ti la persona eh. io poi ti lascia se non gli fa. Eh. Punto. È quello dico. Scusatemi, ma mi state mi... distruggendo un mondo. Ma noi non siamo su Twitch per ego boosting. Io no, io so su Twitch perché mi danno i soldi. Ah, vabbè, anche, oh, quello, anche quello, anche quello mi sta bene. Eh. <ride> Santo, anche, anche volendo, non potrei farlo visto che ci sei te per l'ego boosting. Hai ragione. Ragione. Non, non so perché tu ti voglia fare questo personaggio. Mongrabbing, <ride> però, cioè, diciamo, con le. Quella somma che guadagniamo, Lenzio, non te lo puoi permettere lo dico, ancora. Dico, Aspetta un attimo, poi pigliamo la no, Cadillac, beh. il beh. cappello da petroliere sexano. il <ride> per <ride> personaggio prendiamo no, JBL al, cioè, al, al di là del meme, lo sa. Cioè, noi lo facciamo perché ci piace parlare di cartoni. Ora... Cioè, almeno al ormai piace più parlare di cartoni che guardarli. Allora, scusate, quindi... io <ride> ora dirò una cosa Spunti, stimoli. Ui. Piace parlare eh, Questo piaceva. Io una cosa che faccio sempre: almeno nel mio personaggio. Giusto per tirare così, io non ho mai sconsigliato la visione, il mio personaggio insulta sempre perché a voi piace qualcosa, non perché l'avete guardato perché io anzi voglio che la gente guardi le cose, soprattutto anche quelle brutte perché lì la parte divertente dell'animazione tu dici: Guardi una cazzata, boom, e dici: Ma che cazzo mi sono visto? È una merda totale, ti sei quello si è visto a un marzo addestrato. 118, C eh, sì, C eh, chiamo C perché C eh, un mio collega ha un disturbo dissociativo della personalità. <ride> parla di un personaggio. Lo so, sono molto preoccupato. Se può andare a Palermo, poi le dico l'indirizzo perché se no, poi scamano. Tutti sì, eh, vabbè. vabbè grazie. Italo, Italo sabato, mi sono... sabato totalmente a caso mi sono visto eh, Aru zombie Shogono Sainan che è tipo che sto, è? è è tipo è tipo sto Vabbè. sto a vidi 1 e venti che sembra un film della Sailum <ride> ma fatto in versione anime Ti giuro era secoli non mi scompisciavo in questo modo una trasciata orribile bel 2 mal. Marzo l'ho visto subito prima Marzo l'ho visto subito prima e gli, lo <ride> sai quanto quanto gli ha, ha messo marzio? quanto gli ha messo quel pavido su Mal 1 1 Ero indeciso fra mettere 1 e mettere 10. Perché dieci. il 10 sarebbe no. stato dovuto al troll sub. <ride> Però mi sono ricordato che il troll sub è una cosa soltanto italiana. E quindi non potevo metterlo. Nel Vabbè, punto, è una sì. merda. E Marzio non rientra tra i, i, gli uno che vanno nei 10. No. Rientra tra gli uno che vanno non nei uno. uno. Sì, Ma... sì. Ti sì. ho detto, L'avrei messo soltanto se fosse stato per il, il, troll, solo sub. Per il troll sub. Perché, allora, mi... ragazzi, è geniale. Prima di passare a Tokyo Revenger, vi leggo un paio di, di cose che ho letto interessanti. Vai, sì. Su questa cosa c'è anche da dire che un buon 90% del suo pubblico, parla di Dario, prende troppo per varietà assoluta quello che dice e di che cosa parla. In moltissimi casi mi sono ritrovato a parlare con persone che effettivamente non avevano mai e non guarderanno mai serie di cui Dario parla male, vedi gli anime Moe e simili. E dura un eh, po' di Quello perché Dario un è uno stronzo e non parla dei cartoni belli. In primis, cioè basta Yoasa sia la Yamada. È soltanto una Y non vogliamo nell'animazione Non si guarda lì, tori, tori. Bastardo! Non essere definita una bella persona ancora. Paolo, Paolo, è il momento di un bel bastardo con l'autotune. L'autotune, hai ragione, con è, è già attivato. Bastardo! Bastardo! <ride> <ride> è orribile ogni volta comunque. <ride> <ride> comunque. Ma, cioè, è un realtà, però non è un problema soltanto del pubblico di Dario. Ma di cioè, è un problema... Di tutti i pubblici, certo. di tutti. Anche vostro. Bastardi eh, È vero, che ma... fate tanti santarellini e fate ma... a cagare il cazzo agli altri con le vostre opinioni. Oh. Ah, dicevi alla chat. Scusa, non stavo capendo. <ride> no, no a voi. Allora, io parlavo di streamer, quindi. Cioè, è un problema di tutti. Cioè, il punto è che con Dario lo noti di più perché Dario ha tipo 20 volte il pubblico noto. Cioè. 2... Quante volte più il pubblico noto? 10 nostro? volte ci si. <ride> eh, vabbè. Vabbè. Non codificabolo per piacere, e poi vi <ride> ho detto che me l'ho gasato, oggi 200 persone, non a Siamo, siamo 250 in questo momento Italo, giusto per dire. Eh, vedi? Comunque, vedi. Eh, cioè, eh, capì? cioè mh, la gente non riesce più a pensare con la propria testa da un bel po' di tempo, ormai eh. basta andare su TikTok per rendersene conto. Non l'hai mai fatto. Eh. Non c'è di non mai pensato qualcosa. No, caso. lo sapete, in realtà a me TikTok piace di più perché in un modo o nell'altro loro pensano le cazzate. Cioè, sono cioè. cazzate, cioè. ma le pensano almeno. Il tizio che ti dice: Se, 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 se tu gli metti più soldi, prendi più persone e l'anime viene meglio. Sta cazzata se l'ha inventata lui perché, per forza,. Ma ah boh, però, boh. questa è vecchia, Paolo. Cioè, è eh, la prima volta che la sentiamo. almeno 15.000 volte. Sì, però, secondo me è pirotecnica alla fine la cosa. Si sì, è in fuochi d'artificio. <susurra> Fotonica. Una cazzata col botto visto che è pirotecnica. <susurra> è pirotecnica, mi piace pirotecnica. <ride> <susurra> mamma mia quant eh. io quanto, quanto sangue amaro mi sono fatto leggendo i commenti di tiktok in questi ultimi anni. No, io giorni. rido io rido tardissimo no anch'io rido però mi fa male cioè capi quando, quando, quando leggi che eh, si vede che non ci avevano voglia ad animare eh. e, e pensi ai ah, poveri animatori eh, Già giù, questo ti deve dare più determinazione per fare più tiktok e, e diventare nuovi guru Ma così cosa? trufferemo che tutti i ragazzini che sono quello che tiktok tocca comprare l'acqua miracolosa che ti fa fare gli altri fa diventare Bravo a disegnare gli anime e poi scappiamo. in mezzo l'acqua Pensa a cosa pensa. A come distruggeremo il mondo di TikTok quando usciremo le nostre lauree. In critici anime Madonna mia, ragazzi! Voi non avete stanno idea. Voi arrivando. non avete idea. È imminente, è imminente. detto che domani, uh, domani me le fanno arrivare ah, a casa. Top, top, corriere. Allora, Astolfino Birichino ci scrive. Allora, se qualcuno ti chiedesse consigli su cosa leggere, cosa gli rispondereste? Eh, ragazzi, eh, dipende. Eh, dipende. Cioè, io se mi trovo davanti un ragazzino, davanti un adulto. Eh, anche davanti a una persona che ha già letto, davanti che non ha già letto. Io non è che consiglio le stesse cose. Non, è un, un, una, non ho una risposta standard a questa domanda. Io mi sono trovato a consigliare a persone che conoscevo anime di un determinato. Per esempio, in questo caso mettiamo il caso agli anime, perché io più sono avvezzo all'animazione che alla lettura, anche se leggo pure. Però io, mi sono trovato davanti persone. A consigliare anime di un determinato tenore, ad altri invece mi sono trovato a raccomandare qualcosa di mainstream. E eh, eh, bisogna sempre valutare, non è semplice: assolutamente, assolutamente sì. del perfetto. Sì. Oppure Keion Che nel dubbio Sempre comunque Keion Merda sì, sì, Ma quanto avete scritto Nel frattempo che io ero Lassò so Vabbè no, salto tutte Dobbiamo finire il video e, siamo abituati e fin Finiscila e Mi sono perso Le domande Ce ne sono 200 Io ho letto una cosa di Lasciate due minuti fa Andiamo dai, avanti Diecchiere dai. Dal stato shadow Perché non caricate Il vecchio video Dove avete trattato i soldi Sullo schermo Lo abbiamo già fatto E ha fatto tipo 500 views Non è andato bene però eh, già giù mi sono ricordato una cosa importantissima. Noi abbiamo Ad... un gol ragazzi da soddisfare. Advero? A 30 abbonamenti <ride> faremo la worst anime. Perché adesso stiamo facendo i nostri 50 preferiti. No e poi faremo l'opposto solo se vi abbonate però <ride> con Prime. Se avete anzi, Amazon Prime anzi. gratuito vi basta cliccare sul pulsantino che vi dice abbonati. E vi abbonate gratuitamente. Lo Finito la, la scorta di tono da presentatore. Grazie. Mi dispiace. Andiamo avanti, Va dai. Bene, Sentiamo no, le minchiate dire. che deve dire su Tokyo Revenger. Ah, L'ho letto di recente. Uh, subito, Revengers. bellicoso. Io devo capire perché tutti dicono che è un capolavoro. Non lo sto capendo. non ha detto nessuno. Trovo, Ma chi cazzo, cazzo, cazzo lo dice? No, non ho guardato l'anime. Io ho letto il manga. Ah, palle, non io voglio l'anime. Ormai è tutto capolavoro o merda. No, no. Cioè, è una lettura che ho fatto con piacere anche perché. Mi piacciono molto i personaggi, c'è cioè anche come sono disegnati su tutti i particolari, no? Hai visto il treccione no, con il drago <ride> poi sembra quello un po' più ragazzino, invece strafoccia, cioè, è divertente. Però, vabbè, è irrealistico sotto mille punti di vista, vabbè che c'è anche la fantascienza di mezzo, no? Ah, ma chi l'avrebbe no, mai detto? Tempo, è irrealistico. Uh, non lo so, lo trovo molto, molto irrealistico per quanto riguarda la, la costruzione della banda, le azioni che fanno, insomma, queste ma che... che senso? Mh, eh, alle medie, impuniti, cioè... Dario? Eh, eh, Dario, lì sono a del... prigione! Ma corretto! Ma, ma, ma cioè, no, lui fe il... ferma, fe fermo, un attimo, fermo un sì, L'avevo già nato. fermato, tranquillo. <ride> allora, posso capire che... Vabbè, lui lì è la prigione, l'ha letto 100%, lo stesso sicuro? il sito Takashi, ma corretto, in giapponese. Eh, è una serie che sto leggendo adesso e a 13 anni fanno cose molto peggiori di quelle che fanno in Tokyo sure. Rangers perché è un racconto abbastanza verosimile della vita del, del Bosuzoku negli anni 80, a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. E quindi ci stanno questi ragazzini che comunque pigliano, a, ammazzate con i tubi di ferro i cristiani, eh, li pestano perché magari li beccano sniffa la colla nelle, nelle lattine di Coca-Cola. Cioè, Fanno comunque cose abbastanza più violente di quelle della Tokyo Manji Gang. E comunque alla fine è semplicemente una gang di ragazzini che vanno in moto sugli scooter in giro per la città. Fanno i catering nei templi e basta. Poi eh. non sono realmente violenti. Allora... Fanno le guerre, ma perché. Ma, a sono prescindere... dei... ma secondo me lui ah, non no. ha idea di come funziona in Giappone la situazione. Esatto, eh. cioè, ma è, mi, fa è, mi fa molto no, strano ma... perché lui lo conosce eh, in Giappone. Eh, no, cioè... ma poi soprattutto a ah, lì piacciono proprio manga del genere eh, e soranci gumi GTO cioè, queste situazioni qui, Già Giù qui. per favore gli racconti cosa ci ha raccontato eh, esatto. stamattina Cazzuia lo, lo volevo fare perché eh. è comparso Cazzo io, in chat E appunto noi, visto che ah. Dario critica il fatto ah. che sono ragazzetti delle medie che fanno queste cose eh, Cazia questa mattina ci manda un messaggio simpatico nella chat mia e di Paolo Dele Dove VTuber. ci mandiamo soltanto i video delle VTuber normalmente Invece Cazia ha deciso di fare <ride> eh, un, ed un editoriale ci ha mandato una storia di una signora che si, la, questa penso fosse una, una parente straniera di una coppia, la zia straniera di una coppia uh, lei, giapponese. La zia. sì quindi sì. ah, il nephew, sì, 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 nipote. Eh, che praticamente è questo ragazzetto di sei anni, vittima di bullismo da settimane, che torna a casa eh, inzuppato di eh, piscio ed escrementi perché i suoi compagni di classe di sei anni. L'avevano fatto entrare dentro a un gabinetto che avevano appena usato. Sei anni. Non fa le medie, fa le elementari. Cioè, capite? E queste sono cose che succedono tutti i giorni in Giappone. E la risposta della scuola, sapete qual è stata? Che dovevano ripagare le, la, la famiglia di questo ragazzetto, doveva ripagare i vestiti scolastici che avevano preso, eh, che si erano sporcati. Cioè, queste sono situazioni che in Giappone succedono tutti i giorni, non, non c'è niente di strano in quello che vedete in Tokyo Revengers, e anzi, cioè, mi sembra anche molto soft rispetto a cose che succedono veramente in Giappone, tipo quella che ci ha raccontato il nostro Cazzia. E... Sei anni, ragazzi! Infatti, sì, ma... no, non riesco a capire ma... quello che comunque... stai dicendo in questo caso, Dario. Tokyo Revenge si è ambientato in un periodo molto specifico e per dei motivi di cui avevamo appunto discusso anche Vero. con Cazzia mm. perché è ambientato nei primi anni 2000 proprio perché è la fine delle gang dei Bosozoku è diciamo il periodo in cui quello spirito rivoluzionario e bello, eh, di, di Belloso di be... ribellino ribelle. Ribelle, ribelle. No, mi, mi piace molto, erano i guelfi e i ribellini. <ride> <ride> Difellita <qualche liberito>. è <ride> eh, 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 ribellino. Scusate, un Laptus può capitare. Eh, e <ride> Stava arrivando alla fine, e quindi racconta proprio eh, il modo in cui i, i ragazzi di quell'epoca affrontavano questo imbrunire delle gang di motociclisti. E bene o male i, protagon i protagonisti, diciamo il gruppo di protagonisti di Tokyo Revengers è mm, connotato da una certa gentilezza e bontà d'animo comunque alla fine, non so, persone realmente violente o che cercano di ribellarsi alla società perché la odiano, eh sì. ma perché diciamo... Si sentono esclusi. Me sì, perché sono esclusi poi in realtà. Perché comunque hanno tutti, bene o male, una situazione familiare abbastanza difficoltosa. Che comunque non viene esplicitata subito. Non viene raccontata nei primi capitoli. Per questo io dico sempre di aspettare quando mi chiedete determinate cose. Per esempio, Giorgio, ti ricordi che mi avevi detto. Del discorso che viaggio il tempo, eh? Hai visto l'ultimo episodio? No, sono ancora indietro. Ora poi recupero. Eh. E eh, guardalo e avrai la risposta a quella cosa lì. Dai. Perfetto. Tra l'altro scusate, piccola precisazione al discorso che facevamo appunto prima de della news di Katsuya. Eh, lo zio è straniero, ma è il bambino in giapponese. Cioè, quindi non si parla di bullismo nei confronti di Haijin, di come si poteva pensare, ma di giapponesi su giapponesi. Tra eh. l'altro, mi diceva Katsuya che in questo anno il, uh, il suicidio in Giappone è diventata la prima causa di morte eh. degli uh, adolescenti. Dai. Beh, giusto, perché, giusto, giusto, giusto per ricordare quanto è un bel no, paese. Ma, ma poi comunque diciamo che magari non ci sono ancora tantissimi manga e anime che raccontano queste situazioni, però ci sono. Mm. Cioè, anche un cono cataci, banalmente, racconta certo. situazioni di bulismo abbastanza gravi. Sì, 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 sì. Poi vorrei dire una cosa, ma persone che si trovano per strada e s'accoltellano. Qua sotto casa a me succedono. Perciò, sinceramente. tu no, abiti a Palermo, Paolo. Eh, oh, eh. che è un campione. Eh, ok. È molto attendibile. Eh, ma sempre un milione Beh, di persone siamo. Beh, quello sta a però, nel senso, eh. eh che... sempre cioè, un, mi con... milione, un milione di persone siamo. Qua vedi per strada. Uai, uai, Quindi dicono a Ryuga Gotoku. Cioè... Eh, tu hai mettere Ryuga con go Come cazzo si chiama? Con lo zen. Eh. Io penso che lo Zen sia un po'... peggio Zen, vi prego non accoltellatevi eh? Vi prego, ma con tutto il rispetto dello Zen. Ma se, se entra Italo letteralmente allo Zen lo guardano letteralmente tutti e non esce, ma... ma, <ride> ma non è per... Cioè io non voglio parlare male della mia città, però ragazzi hanno bandito dallo Zen i, i monopattini elettrici perché appena entrano scompaiono. Cioè per farvi capire <ride> la situazione assurda. La letteralmente il buono, monopattino buono. elettrico appena entri si ferma. Poco prima dell'entrata allo Zen, proprio si ferma e non cammina più. Eh, scusate ma dice il show: uno vive a Palermo, uno a Grosseto e l'altro a Bologna, è ovvio che poi a Rivolgersi sembra normale. Capite? Anzi, anzi, che Grosseto in realtà, da questo punto di vista, è molto tranquilla perché è una città di, di cariati, di, di vecchi e di fossili, cioè, no, non ce ne abbiamo sti problemi. Noi. Francio chiede ah, eterno. Scusate, Francia, te ti hai mai rubato dopo essere uscito dalla Conca d'Oro? No, mai, quella la Conca d'Oro mai. Ma io, no, la, ma, ma io, ma io, no io, sto, io vado al lavoro in ospedale e io esco dall'ospedale e ti arrivicino i ragazzini col coltello per chiederti i soldi. Quello è una cosa normalissima. Io ho tantissimi io dico... colleghi che hanno vissuto questa cosa. Io mi ricordo quando è stato l'anno scorso, un paio di anni fa che sei venuto a Napoli uh -huh. L'anno scorso L'anno scorso Che arriva la sezione di Napoli, io comunque cioè, non ho mai avuto un buon rapporto con Napoli In senso di girarci, perché comunque ho avuto diversi scazzi eccetera Che me lo visto raccontare, qualcuno ve l'ha pure raccontato E arrivo vicino a Paolo e faccio allora Paolo com'è, tutto a posto a Napoli, ci cioè, avete avuto i problemi? Fa Paolo oh, Ma va che è tranquillissimo è e poi una bellissima città. c'è <ride> nessun ma... <ride> In piena notte io, così camminavo a Rione Sanità eh, camminavo tranquillo, e vedevo la gente che mi guardava. Io, proprio niente, non, non guardavo niente. Appena qualcosa si avvicinava, si avvicinava ti, mi giravo, tipo testate. Perché, eh, se, sentivo, sentivo i fils eh, conoscenti, Vincenzo dice a Paolo, hanno fregato un copriruota sotto casa. <ride> Eh, cioè ragazzi qua da noi La microcriminalità è normale Ma, ma non è non... Nella... nella prossima puntata di Palermo Revengers Il nostro Paolo Che girella Posso farcela a parlare Che girella per le strade Caccia coltelli, mangia arancine no... E molesta signore Noi abbiamo un paio di amici che girano Con coltelli in tasca ragazzi ma io, non... ma... ma io non vi mento cioè Per noi è normale eh, L'unica volta vabbè. che sono stato a Palermo L'amico che ci portava a giro Ce l'aveva in macchina Perché già una volta aveva avuto problemi durante il traffico eh, nel dubbio Mio padre ha in io, macchina un pezzo di legno grosso così eh. Sotto il freno Io invece a Bologna C'ho cioè il, il produttore delle nostre musiche Che invece si porta il cavatappi Grande Con il coltellino eh, sì, Il coltellino svizzero perché... Eh sì perché non ha un coltello normale Allora si porta quello Vabbè, beh è, è, è più Passi più inosservato ci sta Grande slow sei un fratello Andiamo avanti Vabbè dai, dai. andiamo avanti Signori, sì, Allora ganzo, i personaggi sono gati. Però non è. Oddio capo... oh, è un capolavoro. Vabbè, capolavoro tempo, nessuno. E... Ci sono viaggi nel tempo. E <ride> lui che cerca di rimettere a posto le cose nel passato per cambiare il futuro. Insomma, non mi sembra una cosa così originale. Però è divertente come l'hanno trattato. Mettendoci di mezzo i teppisti, eh, i poso. Appunto, le, le bande sanguinarie, vedete. La via di grembiule si è molto divertente. Porco Dio! Ma io, dai, io, sono Dario, sono madonna! Sono carici, so. Ma perché? Però ecco... sta andando tanto cioè, bene! no... fermo. Fe cioè, deve essere un tono con Tokyo Revengers, capito? Deve... Comunque dice che... Eh, ma sai che l'ha divertito, gli piace, capisce le sue potenzialità, però comunque deve buttarla giù, poi finisce e dice... Ah, sì, è Cuscivuto ma ha fatto ridere. Oh, porco Dio, Dario! Ma perché? V vedi? Vedi? Cioè... Ma che cazzo? Cioè, sì, sì. <ride> Si lamenta Del fatto che non è plausibile Quello che Però Quello sì Cioè immagina Un tizio che ha fatto Yakuza per anni E lui se ne esce così Come se niente fosse Come se Fosse possibile uscire ah, Dalle mafie no, in quel non modo Non penso che, che lo veda Nell'ottica della plausibilità Perché comunque È la serie comica Ed è quello che sta fottendo Tutti quanti Perché ah, Mi fa ridere Che il contrasto Dello Yakuza serio Con eh, le faccende subito. di casa Che, che ridere Che ridere eh, capi? Le stronzate Proprio del cazzo Alla Goku sì, Pax sì, sì, è una cazzata. Però cioè, sentirlo subito dopo Tokyo Revengers così sì, fa Sembra... male, oh. soprattutto eh, da uno che comunque cioè, ha sempre preso sul serio di Yakuza cioè, mh, gli piacciono comunque tante serie, anche videogiochi come, come eh. appunto Yakuza, che, <ride> che parlano seriamente di quel fenomeno ma anche con ironia e st'ironia proprio spicciola della vita di Grembiule. Vabbè, ah, comunque c'era Yggdrasil che dice La Via dei Game Builder è il sequel di Tokyo Revenge Grazie no, Pierre è, è la route alternativa della Visual Novel in cui <ride> il protagonista invece di essere tirato sotto dal, Sotto sul treno Lui non lo va a prendere quel treno e mentre va a fare la spesa scopre che quella è la sua vera vocazione <ride> È una route proprio alternativa nella Visual Novel Qual cioè. è la sua vera vocazione? Scusa Quella di essere un casalingo ma non è uno Yakuza prima però. Eh beh, lì in quella vita è diventato eh, Yakuza. So, eh no, so, so, tornare, Yakuza. No, cioè po' deve tornare... Niente, no, cosa. deve tornare dietro nel tempo... No, deve tornare dietro nel tempo, diventa uno Yakuza e poi vabbè. non fa quello che hai detto. No. <ride> vabbè, vabbè, eh, vabbè. vabbè. Non è dietro nel te te tempo. Ringraziate Perpo. Quando dice, quando dice a, a, Al Naoto di... Grazie, non so per cosa. Grazie Pier grazie mille per l'abbonamento, quando torna indietro nel tempo e dice a Coso, al fratellino, e gli strisci la mano, quello gli dice, tu sei un guglione, se ne va. E invece gli... si rende conto che ha detto una cazzata e diventa roiacquita, va bene Proprio così? Proprio così glielo dice. Sì, sì tu sei un guglione. poi che dialetto dovrebbe essere questo? Siculo. Sul... <ride> Siculo. Perché Cug... Ah, va eh, bene. È, 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 il mio, è il mio siciliano molto scarso. È, è semplice. Eh, purtroppo è tanto che non lo pratico. Une, cucchione, sì. 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 e, e tanto non lo pratico Paolo, chiedo scusa. Non ti preoccupare, occupare, non ti voglio occupare. <ride> Va bene, andiamo. No, vediamo che dice su la mia io... Che è divertente, io L'ho letto di recente, no? Tutti ne parlano. Oh, il futuro. futuro, a parte sì. che del, già del 2020. Ma tutti chi? Sì. Però. Sì, incluso, bello, ma dai, butta giù pure questo. Cima, da astuti, per cui strapparsi i capelli. Probabilmente, se l'avessi letto a 15 anni, sarebbe il mio Shonan Gumi. Ma te lo ah, dico che parla di nuovo di Rangers. però almeno ah, Shouan ah. Jr. Gumi ha ragazzi delle superiori. Qui si parla delle medie, cioè, ragazzi. è eh, eh, eh. 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 sì, allora. anche dei Donation non Si parla delle medie, vanno in prigione. Porca troia. Santo di Boys, quando erano bambini, fanno cose da bambini oddio quando diventano adulti affrontano i problemi da, da adulti ma sono adulti a volte addirittura eh, uomini di mezza età e vecchi quindi insomma ma non, poi... non confuso. fermo un attimo fermo aspetta raga, non facciamo in The Adoration Island spiegano un po' come funzionano gerarchicamente i bozozoku e spiegano che solitamente in realtà si entra a far parte di una gang di motociclisti di una gang uh, bozoku alle medie e se ne esce in terza media Oppure in terza superiore Se vuoi fare La scalata gerarchica E magari diventare vice capo Capo successivamente bla 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 Come mm. fa il protagonista sì. Però mm. gli altri E si vede anche nel manga Si distaccano prima Perché è appunto una cosa fortemente Adolescenziale Nasce proprio per un rifiuto Dell'autorità Che comunque in quell'epoca lì Era an ancora abbastanza forte mm. in Giappone Si parla degli anni Ottanta ma poi secondo me c'è proprio un uh, cioè non capisco se c'è un errore nel nell'età in cui Dario ha inquadrato i personaggi, perché ne parla come se parlasse di studenti degli elementari, come se parlasse proprio di ne bambini, fatto. ma in realtà c'hanno 14 anni comunque, so fine piccolo. fine le medie, fine delle medie. Sì, perché è seconda e terza è, media. Perché lui torna indietro di 12 anni nel tempo e ce n'ha 26, quindi sono 14 eh, certo. anni. Certo. Eh... Sì, sì, sì. E, e gli altri sono un anno più grandi, eh, tipo Viki Draken. Sono di 15 comunque, anni Comunque, mh, Italo, c'è cioè, cazzo che chiede se serve una live sui Bosozuku. Io penso che potrebbe essere se, molto interessante. interessante. sembra molto eh, bella, sì, ci stavo pensando. In realtà, io ci volevo fare un video. Poi con uh, l'altra l'altro del non, non so più come dirlo, capisci? Il, so, so, il suo fratello. Sì, il suo ex... Vabbè, siamo con, lo... con, con, sempre fratelli, so, scusa. Ma poi qua c'è il cuore. Ma no! Ah no! È brutto, Perché? Cazzo! Vabbè, col Bob, col Bob ci fai il video e col sì. cazzo ci famo la live. Si può, sì, può, può fare. Certo, Dai. secondo me sarebbe interessante. Sono un po' emozionato. <ride> Sei un cretino. Andiamo avanti, per cretino, favore. Davvero. Non ce la facciamo. No. Non la finiamo. Sto video di 20 minuti. Casino. Eh, Anche in Akira non E meno male che c'era l'articolo dopo. ho capito Continua. tu. Continua. No? In Akira siamo in un mondo fantascientifico. In un mondo descoperito. Scientifico. Una sorta di Pagole... bomba nucleare. Chi l'ha paragonato? Mondo... Akira è un folle. Ah, perdonami, che cazzo? è? Akira! Ci credi già di più, capito? Una cosa del genere? credi meno a dei ragazzini ma che ma guardatelo con gli altri cioè manga degli Giappone che dalle tanti. medie e sono veramente un esercito di cerchi che tutto e siamo nel Giappone contemporaneo ci credi no, un po' un meno in Akira, la sospensione link non è contemporaneo. Eh, il gioco di Tokyo Avengers eh. è più forte, proprio perché siamo in un mondo fantascientifico. Fine anni 2000, fine anni 2000, è diverso, 2000, 2006. Mi che pare, lui eh, no, eh, no, torna eh, indietro 14 insomma, anni del futuro. Diverso, parte dal, diverso, dal eh, 2017, mondo, la, la storia, quindi 2005-2005, pescolistico. Si, si, sì, sapulets. Ovviamente controllano Tokyo Revengers, controllano il Giappone. 12 anni dopo, senza dubbio, però quando ho visto tornei organizzati con folle, folle di persone che si menano Ma so 20, porti, ma che folle folle! Ma cosa succede a Palermo. Ma lui non ha idea, posizione. scusate, no, ma mettete ma, pausa mi, Diciamo che è difficile credere Cioè, Dario, ma, ma tu non hai proprio delinquere. idea di che cosa sia la delinquenza, Dario Cioè, lui non ne ha idea ma, ma proprio lui non la conosce la delinquenza Ma non ha neanche lontaneamente lo idea Se tu, visto che poco fa Francio lo, lo, ne, ne parlava Se tu vai alla Concadoro in questo momento di Palermo Tu trovi dietro 30 ragazzi che si, che si tirano ehm, cazzo di skate 30-40 persone che fanno tutte cose che generalmente tu non puoi fare E nessuno che gli dice niente Cioè... Mario, se questo succede in Italia, perché non può succedere in un altro posto dove la delinquenza è anche presente? Cioè, veramente non ha idea di quello che succede, sì, che cos'è eh, la delinquenza. Dove è, è, diverso, è presente in maniera diversa, forse io credo che lui la stia vedendo così perché ha presente la sicurezza del Giappone, no? Il fatto che sono sempre presenti 10.000 poliziotti ogni dove o dove ti giri, cioè lui c'ha presente quel lato lì. Il Giappone, forse, quindi forse, non riesce a roba concepire roba roba. questa roba qui, però dico io, avendo letto anche altri manga di delinquenti tra i realistici e i realistici, cioè, fatti un'idea effettivamente di quello che raccontano e di come lo racconta in questo caso Tokyo Revengers, perché se a. Cioè, mo, mo Cito sempre questo Però se indietro nel show Succedono comunque anche queste cose qui e, Raduni di 300, 400 1000 persone ad una certa Con le moto eh, In giro per Tokyo perché un fight club con 50 persone non può essere fattibile? E comunque ricordiamo eh, sempre le, le sagge parole del nostro Cazio che dice i poliziotti sono presenti per fermare i Kaijin, mica i criminali giapponesi. Eh, anche. E, 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 e i cosi I vecchi ubriachi, I salari meno ubriachi Io che, che Se spavere. dovessi lamentarmi Di una cosa di Tokyo Revengers Di Mikey Che con un calcio Ammazza sempre tutti Cioè quello <ride> papà, Quello Quello vi lascia un po' interdetto Ma, ma c'ha tanti difetti sì. Tokyo Revengers eh. Non è una serie perfetta Assolutamente Proprio la sua natura Di racconto per ragazzi Rivela purtroppo Un fianco molto aperto Perché in tante cose Deve essere un po' edulcorato E anche un po' sciocco come per esempio le scene di fanservice Ne abbiamo già parlato certo, eh, certo Ci sono delle cose che Si possono criticare tranquillamente Ma io non direi Che l'irrealismo del fatto che loro A 13 anni, a 15 anni, a 14 anni Fanno queste cose Sia una cosa criticabile Perché è una cosa che succede Fianca petto come quello di Dra <ride> Fra, devi cancellarlo quel commento perché sì, fa... è un po' è un spoiler, spoiler, però mi ha fatto ridere. Eh, scusate. Ehm... <ride> Secondo me è proprio mh, fuori, fuori con le critiche. Cioè nel senso va bene criticare, va bene dire che non è un capolavoro. Perché... Appunto, che non l'ha detto nessuno, vabbè, a parte quello, ma comunque se, se gli è arrivata questa voce, si vede che nella chat gli dicono tutti in questo modo e gli ha risposto in quel modo, ma al di là di quello, cioè, ci sono, se ci sono cose da criticare, di certo, non sono quelle che hai criticato Dario adesso. <ride> sì, sì. Basta ridere, oh, scusa. no? Ma quello che ride? Scusate, ma io leggo i commenti e mi fanno ridere perché, comunque, Paolo è palesemente affiliato a Messina denaro. No, ragazzi, cioè no, è... ci dissociamo, ovviamente amo. ci dissociamo. Ci ma dissociamo. in realtà, chi vive qui conosce la delinquenza in un modo o nell'altro. Io vivo in un quartiere buono, ma se esco dal mio quartiere e vado un po' più a sinistra o un po' più a destra, O due o tre quartieri ragazzi non puoi camminare di notte ma perché non perché è effettivamente è pericoloso perché magari non succede neanche niente ma può succedere può succedere che tu sei per i fatti suoi e passa una macchina e ti prende di petto perché ehm... Come dire, è, è una zona particolare. Così come ehm, ci sono le zone in Giappone che hanno questi problemi, come Kabukicho, E mm. chi vive in, in un una determinata città, Dario non, è di Colle Savetti, che cazzo ci deve essere lì? Anche in Firenze, tutte quelle zone lì, Pisa non è una zona di vera delinquenza. Qui invece. È Esiste purtroppo, e in un modo o nell'altro eh, ne entri a contatto perché vedete l'ospedale, il policlinico? Il policlinico è zona Brancaccio e Brancaccio è famosa per essere una zona brutta di Palermo come lo Zen. Vabbè, così almeno sono già pronti dopo che si sono accoltellati, li porti subito all'ospedale lì vicino il posto. <ride> ma, eh, pa, ma te, che sei tipo l'essere più abbiente di Palermo e forse della Sicilia tutta, la rapina in villa non te l'hanno ancora fatta. Noi a casa dei miei genitori abbiamo tutte le telecamere per casa, le porte blindate e <ride> cioè, tipo, tipo i quasi gli spa laser che tipo eh, alla beh, vista. Eh, eh, cioè, abbiamo, abbiamo i cani, abbiamo i cani proprio da guardia, <ride> addestrati, Best. con, uh, con le telecamere per tutta casa, le porte blindate. Io non sto scherzando perché succedono eh, sì. queste cose. E da noi succedono anche spesso. Sì, ma ti dico, io vivo in campagna e eh, diciamo che la differenza la vedi un po' di più, perché per quanto io sia sapri non vivo quel tipo di criminalità lì che vivi tu, però purtroppo chi, chi vive in situazioni disagiate e deve um, spacciare piuttosto che rubare c'è. Perché comunque è una situazione differente da quella che magari c'è qui. Anche se pure a Bologna la vivo certo. tranquillamente, questa situazione. Un sacco di ragazzini sbandati li vedi tranquillamente in piazza Altrovandi, per esempio, e stanno eh sì, lì ma... seduti. Ma eh. li vedi pure in posto come Grosseto, li certo. vedi pure a Colle salvietti, secondo me. Non eh, eh, che bisogna per forza andare a prendere la grande città, eh, perché eh, infatti, ovvio le vedi in numero minore. Certo, io prendo giusto la palla al balzo perché dice Bisca, ma come si può vivere così? Ragazzi, non è un un reale effettivo problema nel senso che la vivi ogni giorno però sai che in determinate zone questa cosa è meglio se ci passi senza l'orologio certo e... ragazzi ultimamente c'è uh, cicalone su youtube che sta facendo uscire dei video piuttosto interessanti su varie zone comunque abbastanza malfamate d'Italia, è stato recentemente a Scampia, aveva visto la stazione Termini di Roma. Se volete farvi un'idea eh. di mh, determinate Bravo. situazioni, provate anche a, a vedere questi video, se magari non siete interessati a recuperare inchieste su inchieste, che comunque il materiale per informarsi su questo tipo di vite qui c'è. E io ora okay. vi, vi dirò l'ultima cosa, poi basta. Nelle zone un po' più abbienti di, di, di Palermo, i eh, ragazzini cominciano a 10 anni a, a smerciare la coca perché entrano nei giri delle mafie. Cioè e a proposito visto che parlavamo di coca eh, Ciel90 ci dice vivo in un quartiere dove alla vicina posso chiedere se ha qualcosa di bianco e non sempre è zucchero top <ride> top vicina eh, questo non lo posso Vabbè. dire voi, poi ve lo racconto a voi in privato <ride> finiamo okay. finiamo il <ride> ci credo un po' meno poi mi pare le medie sono anche un po' più grandicelli rispetto a noi però insomma non lo so non sono convinto fino in fondo però bellissimo cioè, bellissimo, un bel manga, è molto divertente, ripeto, disegni clamorosi, i personaggi funzionano tantissimo, il dramma c'è. Insomma, ripeto, ci sono delle cosine che ogni tanto mi fanno dire un po' troppino. Però si legge volentieri ieri, eh. Lì eccoci, insomma, però un grosso problema. Che non è nell'opera, è incredibile, Mario! ma è nella community. Ragazzi. Ma che cazzo ci avete? voi di... Che, che, I fan di Chainsaw Man sono malati? Bau! La... Oh, ma ripigliatevi! Oh, ma come ti permetti, Se Dario? Se è tornato Gesù Cristo in terra... Calpestami, mia dea! Chainsaw è l'opera più bella del mondo! Ah, ma... Hashtag Wuff Wuff! ...manga, però piano! Vabbè, Dario. Piano! Ma... Piano. ma anche questo lo sai, ormai piano. non si dice non di non qualsiasi cazzo cosa! L'altro giorno è uscita la copertina del nuovo numero... C'è uno, non farò nomi che ha scritto: è una delle copertine più belle che abbia mai visto nella storia del fumetto. Oh, la oh, copertina tra normalissima. Oh, <ride> eh, Dario se l'è presa. Ci sta. Ah, hai rotto il cazzo! Io voglio ma fare. Wof, 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 va bene. Eh. Hai qualche problema? È molto interessante, è bello. Lei, Italo, Mi sono letti oh. i primi cinque capitoli. Eh, bugia 2 è È mostruoso. Eh. Italo, è mostruoso. Italo, io sono rettificato 5 capitoli. Ma è mostruoso. No, però, sch scherzi e a che parte, non ho visto mi... niente. Boccato, un momento scherzi, scherzi a parte, non so di quando fosse questo estratto di live. Però, poteva appunto essere un buon momento, magari anche per dirgli di sta cosa di woof woof e dei fan malati veri. E non di quelli eh. che urlano al capolavoro per uh, qualsiasi cosa. Che cioè. tanto lo sappiamo che ora lo fanno tutti con tutti. Ma cioè, mi sembra che ha scoperto l'acqua calda, scusatemi. Ma oh, è... eh, il fandom di Censored Man diciamo che è un po' simile a quello di Fate, che è il solito manipolo di persone che crede di aver trovato sai, l'opera diversa da tutte le altre! Mamma mia, com'è bella! E quindi la, la eleva. Quindi, questo sì, però sì, è ma... una tendenza che si ha con Demon Slayer, si ha con eh, Jiu Jitsu Kaiser, con Mario cioè abbiamo tutti le palle sfrantumate, per carità, però bisogna accettarlo ormai... Woof, sì, woof. Cioè, come se fosse nata una, cosa, come se fosse una cosa nuova, ecco. Cioè, in questo per caso. Sì, e a a quello mi, ci rifer mi riferivo col discorso del woof, woof che l'autore stesso se ne è uscito fuori, questo discorso, e bla bla bla. Cioè, questa magari poteva essere una cosa più simpatica da dire in live, piuttosto che quelli che dicono de del capolavoro. Eh. Vabbè, Paolo che... l'ha messo nello slider fu... L'ha messo? dai, Paolo. <ride> Ma vai a cacare. Dai, dai, il dai fin finiamo il video. dai. Dario, non ho mai visto la serie Invincible su Prime Video. A più riprese si è espresso sulla serie a fumetti, come durante l'intervista a Nocelino, per poi riferirsi alla serie Prime dicendo che era animata male, ma che la storia era identica. In realtà, da più episodi, sono evidenti Suro. le differenze. Non è che ogni opera che leggo, vedo, mi devo sperticare 15 minuti a raccontare ogni cosa, ogni dettaglio, ogni... Ah no. Cioè, do no, un consiglio al volo. Sì, ci sono delle variazioni. Non è che puoi fare il fumetto shot by shot. Ci sono delle differenze, per esempio il personaggio di Omniman sì, è eh, approfondito, a mio parere, eh, non meglio, però diciamo che certe cose vengono approfondite meglio i dialoghi sono anche più interessanti. Però, eh, bene o male, la storia è quella, la storia è quella roba lì, e quindi sì, ci sono delle lievi differenze, perché comunque hanno creato una storia da 8 episodi, da 40 minuti l'uno a 50 minuti l'uno, però è quella la storia di Invincible, la storia di che ha voluto Kirkman con degli adattamenti per fare la serie animata. Però è molto interessante. Ripeto: torno a ribadire che secondo me è animata di merda. Ci sono i pezzi in 3D, non si possono vedere soprattutto quando lui volteggia per i palazzi. A un certo punto, addirittura quando eh, eh, cadono tutti quegli uccelli: Vabbè. cazzo, sono, eh, hanno eh, copiato e incollato gli uccelli che cadono addirittura li fanno cadere così in parallelo nella stessa posa, tutti insieme. Cioè, quelle robe lì sono orrende. È stato fatto proprio al risparmio. Però è veramente interessante. Ripeto. Ma ci sono tantissime altre cose brutte. Per esempio, a volte nei totali, per esempio, c'è lo scontro ehm, con quella specie di leone dentro al, allo studio del mafioso, quando Zoomano su, su di lui quando beh, beh, vabbè c'è quella rissa tremenda super splatter e inquadrano le texture del pavimento e delle robe del tavolo eccetera sono proprio texture del cazzo appicciate così, battle beast come il cazzo si trovava ma sono veramente tremendo texture tremende veramente da gioco anni 90 che hanno appicciato sia il volo e via Poi, tutte pixelose fanno veramente ca. a un certo punto mi pare sono in Italia sì, quando sono in Italia eh, che poi c'è quel dragone che spunta dietro Dietro ci sono i modelli 3D Che fanno le stesse animazioni Così ripetute all'infinito Ma modelli 3D senza nemmeno Così Tutti spogli Ma quelle robe lì Che poi si vede bene Cioè dare, Si sa qualcosa sulla ristampa Fermo, eh, fermo da... Allora io eh, Non sono d'accordo sull'animazione di merda Non perché siano belle animazioni Ma perché una serie per il web Con episodi da 40 minuti non posso valutarla alla stessa maniera di un film. Devo un attimo capire il perché sia fatta così, no? E okay. ovviamente l'animazione televisiva americana non è abituata a un formato simile e non è abituata neanche a una produttività alta. Quindi io valuto questa cosa come valuto in realtà un Castlevania, come certo. valuto eh, un Zeus of God, un Zeus sì, o come sì. cazzo si chiama. E bla 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 Perché più o meno il livello è quello Parliamo di animazioni piuttosto mediocri Ogni tanto qualche scena abbastanza figa Soprattutto nei primi episodi E ovviamente il prodotto al visparmio È un prodotto che avrà un budget abbastanza contenuto Come lo hanno tutti i prodotti di animazione Perché lui sa benissimo Quanto in America investono sui prodotti di animazione Soprattutto in televisione Soprattutto quelli televisivi Diciamo in questo caso per il web è Una miseria Certo. Sì, sì, sì. È un po' il discorso che facciamo in realtà all'inizio quando, quando faceva i paragoni fra i cosi, i film e le serie TV. Che non è che sono cose che puoi fare no. a livello a, di autore, ad una, budget, ad una, ad una, ad una certo, certa ha certo. paragonato di Slayer a Ping Pong di Animation. No, beh, quello era proprio tutto un altro tipo di, di, di paragone che proprio non stava in cielo né in terra. <ride> okay. cioè, quello era, era un paragone sul gusto che, cioè, sì, ho capito, va bene che ti piace di più quello piuttosto che quell'altro, ma sono due cose che non si azzeccano niente, cioè, stai paragonando... Ha detto che Demo Slayer con... non è autoriale, grazie al cazzo. <ride> 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 non ci credo che volesse eh, eh, lì, lì sì, cioè lì, il paragone proprio non c'ha senso. Il punto è pretendere l'animazione cinematografica da un prodotto televisivo. Quello è il problema. No, ma io non penso manco che la pretenda, ma che più che altro abbia determinati standard mm. che poi praticamente nessuna serie televisiva li specchia. Che lui comunque eh, è molto so. critico nei confronti di qualsiasi serie televisiva. Tra l'altro ha una diversa. Eh, come vuoi fare? Cioè, è che per, è perché, cioè, io ti dico. Il discorso del paragone gli viene involontario. Perché lui, appunto, ha proprio quello del cinema come modello sì, di riferimento. Sì. E quindi, involontariamente, tutte le volte lo adatta anche alla tv. È è una cosa che è sempre, una cosa che fa quasi sempre Dario quando parla di animazione televisiva. Il... che non dovrebbe fare, secondo me. Ok, cos'era l'ultima cosa? Le ristampe della Panini, e poi abbiamo finito. Panini 20th Century Boys, aspetta. Pronto? Cavo Paolo, possibile un attimo passammelo? è eh, la signora? Ah, come È verissima no, so del... Sì, si, mm. tira avanti, si tira avanti. P posso parlare con Paolone? Eh? Grazie. No, no, sì, certo, certo. Grazie, grazie. Paolo? Com'è? Falle mosche! Tutto a posto! Senti, <ride> certo, Paolone, qui sono su Twitch, no? Sui live, quindi occhio alle parole bannabili, anche se non penso ti, ti stanno sentendo. Siamo qua e chiedono ehm, quando uscirà la stampa annunciata di. di Twenties Eh no, per forza! Eh. Che Va cretino! Bene, glielo dico. Va bene, grazie, grazie. No, 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 ci mancherebbe. Sì, sì, ti saluto anche a te. Ciao, ciao, ciao. ciao. Ha detto attaccarsi al cazzo. <ride> <ride> genio, genio. No, Tra basta, altre basta, cose, basta, eh? minorità, basta. Basta. Altre cose, basta. 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 infatti, Basta. Allora, se Basta. puoi per rimettere... Video, eh? Sì, infatti. <ride> basta. è stato bello. Basta. 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 Te pensa che io a Paolo ci siamo sentiti stamattina e gli faccio: Ascolta, Pa decidi. Io ho l'argomento, c'ho tutto pronto, vedi te. E lui fa: anche anch'io ce l'avevo oggi. Ah, beh, lo facciamo lì tutti e due. Allora <ride> lui mi propone il video di Dario Io avevo preparato la roba sugli Original, Netflix Original, Crunchyroll Original, eccetera, eccetera. dobbiamo farlo dopo, però, a pare ah, passiamo a lunedì. Magari... Cioè, cioè, tu yeah. ancora non hai imparato la lezione. Un video da 23 minuti, noi non possiamo vedere <ride> no. un 23 per davvero cioè, no, non l'hai capito ancora vabbè, no, in, realtà, in realtà me lo aspettavo soltanto che gli ho detto io di partire con video perché stavo un, pochino più, sono un po' più stanchino a livello di testa e non ce l'avevo molto per fare il contenuto più serio come al solito allora ragazzi io direi che potremmo avviarci verso la conclusione. Eh, yes. Direi un oh, comunque eh. la gente è venuta a sentirci perché si parlava di Dario, che venisse anche quando non si parla di Dario. Eh? Anche perché eh? abbiamo fatto oggi bei discorsi oh. e secondo, anzi eh. penso che sia eh. una delle mie migliori live del, dell'ultimo mese. Sì ragazzi, no, a, a di livello di logico Poi. se siete rimasti qui è anche perché vi interessava sentir noi rispondere a Dario mm. quindi vi interesserà sentirci parlare anche di altre cose tipo domani, tipo domani degli anime che hanno più definito gli anni dal 2010 al 2019 gli anime più importanti Beh. degli ultimi dieci anni allora eh. eh, aspetta un minuto vorrei leggere quello Vai. che scrive Matteo il eh, mm -hmm. Nostro terra illustrata Il problema con Invincibile Mi pare pure Che, che, che sia okay, Che Vinzi manchi War, non Invincibile Vabbè eh, Non per il cazzo E ma... di un, un Qualsiasi creativo Dietro lato regia E animazioni Il regista è un nome rosso Su Wikipedia Mai nominato da nessuno Nelle interviste In tutto il marketing L'accento era unicamente Su Kirkman un Sceneggiatore eh, Otley Che ha fatto il, il character design E poi Il cast dei doppiatori Neanche ci provano A realizzare qualcosa Che non sia un compitino Visivamente Non gli interessa proprio Basta qualche catt'animate in modo fluido Sì ma questa mi sembra una tendenza della gran parte delle serie animate e televisive americane Perché se ci pensi eh, la, la stragrande maggioranza delle cose che sta facendo Netflix hanno magari un nome eh, a cui fanno capo Però la produzione è quasi sempre in Not quindi ne hai sempre un prodotto iperframmentario che non ha una coerenza visiva, non ha neanche poi una vera identità o un'inventiva alla base, ma è solo il risultato dell'assemblaggio del lavoro di, di molte persone. E Invincible ha questo feel come almeno secondo me lo hanno tante altre serie. Poi si vede... proprio visibilmente che ha più input a livello di scrittura che non a livello strettamente visivo. Ma io credo che sia proprio per come si fanno le cose lì, perché lì il regista non ha una reale importanza, c'era lo showrunner della serie anche a livello di animazione che per me è una cosa folle, però l'animazione americana si è sempre impostata quasi più sulla produzione che non sul lato artistico, se non... Nel caso delle produzioni cinematografiche mm -hmm. e di determinate produzioni cinematografiche, perché alla Disney lavorano in un modo, alla DreamWorks lavora in tutt'altro. Mm -hmm. Va bene, dai. Ehm, io vorrei fare un saluto. Altro... fare un saluto ah. oggi importante. Vorrei salutare Attento. Silenzio Radio 2. E anche la nuova, eh. la, la nuova utente che commenta sempre i nostri video su Anime Repost Time. Oh, Kinoko Sarada. Chino cosa rada. Sono due che continuano a, a commentare i nostri video. nostri fratelli. Eh, mi sembra lei una ragazza e lui un ragazzo. Eh, Atomenti molta... i loro generi. No, Ma beh, beh, dici che la finanza. Avanzato. No, 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 lei ce l'ha con Anime Click, però, sappiamo. No. Eh... Ah, ah sì, ok. Ma commenta tutto, però. Eh, si Comunque, io poste. voglio... Si, si, silenzio Radio 2, visto che so che ci stai seguendo, o che ci starai seguendo sulle post, ti voglio ospite in live. <ride> Te lo, 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 lo dico qui e ora. Ti vogliamo ospite collo. in live. Sì, sì. Eh, ragazzi, chirraidiamo. Se volete c'è Kiralusha, la VTuber l'unica che vedo tra i nostri follow Su online sì. va bene va bene va bene e allora noi ci vediamo come dicevo prima appunto domani sempre alle due e mezza per parlare dei cartoni che più hanno segnato il decennio che va dal 2010 al 2019 siamo arrivati al 2015 16 16. 16 sì dobbiamo fare gli ultimi tre Mecchia. anni sembra sì, che vale. ancora ce ne abbiamo siamo a metà Ce ne abbiamo ancora. Abbiamo quello domani, mercoledì. Avremo Volpesco e Arcantos. Continuiamo il panel che avevamo iniziato durante la maratona. E facciamo cacciara Giovedì vediamo di finire le... le top anime. Venerdì abbiamo Claudia Calzuola di Edizioni Star Comics per parlare di LGBTQ+, Spero di averlo detto bene. In caso non sì. uscetemi eh, in anime e manga. È e sabato. sabato Italo. Italo? E io che cazzo ne so E io che cazzo ne so mi scusi just chatting, il, nostro bonito. il nostro preferito <ride> mi, mi guardo le news e poi faccio just chatting Onesto Va bene Va ragazzi bene. Ciao Ciao ragazzi Ciao bene.